Shalom. Shalom. Shalom, che significa pace nell'antico ebraico. Noi siamo gli ebrei israeliti, siamo il popolo della Bibbia. Ancora un altro giorno, un'altra volta qui per le strade e per le vie a profetizzare la fine e la caduta di questo regno malvagio. Prima di iniziare vogliamo dare tutta la gloria, il potere e le lodi infinite al Padre Onnipotente Yahawah Bashem, Yahawah Shai Bashem Kakdash, per lo Spirito Santo che ci permette di essere qua a insegnare la verità della Bibbia. Yahawah è il vero nome del Dio della Bibbia nell'antico ebraico, che significa colui che è o colui che esiste, e Yahawah Shai è il vero nome di suo figlio nell'antico ebraico, il Messia, che significa colui che salva o il Salvatore. Qua mettilo qua. I nostri doppi onori agli anziani e agli apostoli della Gran Pietramolino. Shalom. Great Mustun per il loro ministero al servizio del Signore. E Shalom agli eletti in speranza della casa di Israele dispersi nei quattro punti della terra. Ricordiamo che il vero popolo di Israele, l'Israele biblico, sono i così chiamati negri, latini e nativi indiani per la maggior parte, che per storia, genealogia e profezia sono le 12 tribù oggi disperse e sparse nei quattro punti della terra. E a coloro che cercano e che servono il Signore in totale sincerità, umiltà e con diligenza, Shalom. E Tawada, che significa grazie al nostro Signore Yahawah, Bashem Yahawah Shai, al nostro Signore Yahawah Shai, colui che il mondo dall'ignoranza chiama con il falso nome greco di Gesù Cristo e conosce con la falsa immagine di Cesare Borgia. Il Signore, in accordo con le scritture, è un uomo di colore e il suo vero nome nell'antico ebraico è Yahawah Shai. E Tawada, che significa grazie al nostro Signore Yahawah Shai, e Tawada al Signore del nostro Signore Yahawah Shai, il Padre Onnipotente Yahawah, che è il vero nome di colui che il mondo dall'ignoranza chiama Dio o chiama Yahweh o Jehovah o tutti questi nomi pagani. Il vero nome del Dio della Bibbia è Yahawah, che significa colui che esiste. E Tawada al Signore e al Signore del nostro Signore, che ci permettono di essere qua oggi per le strade e per le vie di ritrovarci io con il fratello Yarayala per portare la verità della Bibbia, per portare testimonianza per le strade e per le vie, insegnando la verità della Bibbia e profetizzando la fine di questo regno malvagio, il regno di Esaù, Edom, l'autoproclamato uomo bianco che oggi governa il mondo, con la sua capitale Babilonia la Grande, gli Stati Uniti d'America, conosciuti nel libro dell'Apocalisse come Babilonia la Grande. Infatti oggi inizieremo dal libro dell'Apocalisse, capitolo 17, profetizzando la fine degli Stati Uniti d'America, e poi che il Signore Yahawah Bashem, Yahawah Shai, benedica questo campo mandando il suo spirito e ci faremo guidare dallo spirito del Signore. Questo è Apocalisse capitolo 17 versetto 1, che dice: poi il titolo di questo capitolo è la caduta di Babilonia la Grande. Come ho detto, Babilonia la Grande sono gli Stati Uniti d'America. Babilonia, Babal significa confusione, Ailon terra, Babilonia terra di confusione. Da oggi, come possiamo vedere, da dove vengono tutte le dottrine, tutti gli insegnamenti, tutte le filosofie che portano alla confusione un mondo intero, che non si sa più qual è la via giusta, qual è la via sbagliata, che portano insegnamenti alle donne ad essere degli uomini e a degli uomini essere delle donne. Proprio la confusione più totale viene da Babilonia la Grande, dagli Stati Uniti d'America, con le loro leggi e con le loro energie malate e come si dice? Con le loro polizze, con i loro insegnamenti che il Signore odia comunque. Mi manca la parola. Quindi la caduta di Babilonia la Grande. Capitolo 17, Apocalisse capitolo 17 versetto 1 dice: Poi uno dei sette angeli che avevano le sette coppe venne a dirmi: vieni, ti farò vedere il giudizio che spetta alla grande prostituta che siede su molte acque. E qua Giovanni il rivelatore, Giovanni uno dei 12 apostoli del Signore che si trovava in esilio sull'isola di Patmos. E l'angelo del Signore, che cos'è un angelo del Signore? È un messaggero, è un ambasciatore, è un rappresentante del Signore, che si avvicina a Giovanni: vieni e ti farò vedere il giudizio che spetta alla grande prostituta. Perché gli Stati Uniti d'America sono chiamati anche con il titolo di grande prostituta, perché cosa fa una prostituta? Si va a unire con molti popoli, con molte filosofie, con molti culti e con molte dottrine. È quello che hanno fatto gli Edomiti, hanno preso il culto dei Babilonesi, hanno preso le terre e le identità di molti popoli, hanno preso le usanze, le tradizioni e le hanno mescolate tutte. Un esempio grande è il cristianesimo. Il cristianesimo è praticamente una religione che è un miscuglio
che hanno preso da tante tradizioni, da tanti culti diversi e le hanno uniti nell'insalata di merda che oggi è chiamata cristianesimo. Quello è una forma di prostituzione, perché poi è una prostituzione spirituale quella. Il fatto di unirsi con tante dottrine, con tanti insegnamenti diversi. Comunque, sì, riguardo la parola prostituta, se sapete bene, per chi segue la sapienza esoterica, esoterica e tutte queste cose qui che stanno insegnando, che sono molto 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 pericolosi per lo spirito, che possono sviare, ok? Saprete che nei saprete che negli anni, mi sa, verso la fine degli anni 70, l'America aveva degli ambasciatori tipo la Elena Blavatsky, okay, che è una donna molto conosciuta nel mondo esoterico, e è della discendenza russa, okay? È sempre edomita. In quegli anni lei era molto rispettata, okay? Il suo lavoro era quello di viaggiare in tutto il mondo e scoprire diversi dei di questi mondi qui. Okay, infatti nell'esoterismo, come cavolo si dice? Sì, esoterismo. Nell'esoterismo è molto conosciuta, basta scrivere il suo nome, Elena Blavatsky, ha scritto anche vari libri. Questa è una satanista di primo grado, ok? E avete nomi come Albert Pike, Margaret Sanger, tutta questa gente qui, il loro lavoro a quell'epoca era di viaggiare in tutte le parti del mondo, sono stati in Medio Oriente. E cosa facevano? Prendevano dei dei di questi paesi qua e li hanno portato tutti i dei di questi paesi in America. Infatti c'era una volta in quegli anni che gli americani hanno dovuto invitare dei sciamani di varie parti del mondo. Quindi, parlando della parola prostituta, la prostituta è una che non sta mai con uno solo, ok? Va con tutte. E se state attenti a vedere bene la storia, riuscite a vedere che America, che è Babilonia il Grande, è fondata su molti dei e molti dei di diverse nazioni, ok? Tipo a Washington, ok? A Washington c'è il fallo là in mezzo a cosa che si conosce anche come cavolo si chiama. Quel fallo là a Washington, ma l'obelisco? L'obelisco, grazie. Okay. Si sa che quell'obelisco viene direttamente dall'Egitto, ok? È un, anche quello che sta in Vaticano comunque, sì, viene direttamente dall'Egitto. E quindi, parlando della parola prostituta, America è fondata su varie leggi di vari dei demoni di diversi mondi, di diversi paesi. Hanno preso tutto, ecco, la Macedonia di confusione. E come cercava di spiegare il fratello prima, Babilonia significa confusione. E prendendo la parola confusione, spezzandola in due, con fusione. Fusione è un misto, ok? Ecco perché non c'è una legge stabilita che può far andare avanti un paese. La legge stabilita che può fare andare un paese, giustamente, sono le leggi stabilite dal Padre Onnipotente, creatore di tutto, ok? E c'è una sola legge, siamo stati comandati di non andare dietro vari dei. Ma che cosa ci stanno insegnando adesso? È quello di, va bene, il Dio di questo, il Dio dell'altro, il Dio di questo, tutti sono uno. No, il Dio della Bibbia è assolutamente diverso dai dei che le varie religioni hanno, ok? Quindi volevo tirare fuori questo punto qui. Per appoggiarti su questa storia di questa stregona che negli Stati Uniti, in Babilonia la Grande, è andata a fare la prostituta, a prendere i molti culti diversi delle religioni, andare a fare le ricerche per poi fare incantesimi e stregonerie a tutto il resto. Scusami che ti tagli la parola. Questa è stata... Qual è la parola? È stata? Quando aiuti qualcuno. Finanziata? Lei è stata finanziata dallo Stato, ok? Come fanno oggi? Delle varie ricerche abominevoli che fanno, ok?
sono spinti dallo Stato. E questo vi fa capire anche che siamo in mano dei malvagi, ok? Perché i soldi delle tasse che il popolo paga, ok, saldamente, tanti ne pagano con il sangue, con la propria vita, questi soldi sono portati nei finanziamenti per distruggervi sia spiritualmente e fisicamente. Questo è Isaia capitolo 47, versetto 12, che dice... Si vede? Sì. Che dice... Sta pure con i tuoi incantesimi e con i tuoi numerosi sortilegi, nei quali ti sei affaticata fin dalla tua giovinezza. Forse potrai trarne profitto, forse riuscirai a incutere terrore. Khan, infatti, vedete, dice dalla sua giovinezza, ok, America è stata fondata sui principi della massoneria, sin dall'inizio. Ma se ci pensi, l'America, poi gli Stati Uniti d'America, dalla guerra d'indipendenza che è stata fatta nel 1776, praticamente possiamo dire che c'ha 250 anni come nazione. Eh sì, di qui Khan, Kalalaya Bashemiao Shai, che ha tirato fuori questo punto. Ieri proprio stavo guardando un documentario in questi 250 anni più o meno. In questi 250 anni che è inesistente America, sapete quanti anni di pace hanno fatto? Hanno fatto guerra tutti gli anni, solamente 13 anni di pace. 13 anni. In 250. E qua andiamo a comprendere allora chi è il cavallo rosso di Apocalisse capitolo 6 versetto 4, che dice: e venne fuori un altro cavallo rosso, e a colui che lo cavalcava fu dato di togliere la pace dalla terra affinché gli uomini si uccidessero gli uni gli altri, e gli fu data una grande spada. Cane. La pace dalla terra. Vai. Questa è la razza che governa, che ha il potere oggi, che ha il governo oggi degli Stati Uniti, e sappiamo che gli Stati Uniti sono la prostituta che siede sopra molte acque, ok? Per molte acque si intende molti popoli, e che loro, attraverso il loro modo di governare, il loro modo di trattare con le altre nazioni che o si sottomettevano a lei o sono andati a fare guerra, perché si è andati a vedere le nazioni con il quale gli Stati Uniti d'America sono andati a fare guerra, praticamente le ha toccate quasi tutti, in tutti i punti della terra. Tutte. In tutti i punti è andato a toccare e a fare guerra. Infatti queste, e capiamo che è la bestia del quale parla Daniele nel libro Daniele al capitolo 7, questa bestia che ha conquistato tutta la terra, ok? Perché non c'è stata nessuna nazione fin dai tempi passati, la Babilonia dei tempi passati, nessuno ha conquistato tutta la terra, ma gli Stati Uniti d'America oggi hanno conquistato tutta la terra, hanno basi militari praticamente ovunque. E questo ci fa vedere come tutto coincide, come tutti i punti si uniscono a questa grande prostituta che sono gli Stati Uniti d'America, dal punto di vista spirituale, dal punto di vista bellico, dal punto di vista malvagio, governativo. Un altro modo per capire che America, Babilonia, ok, la prostituta ha le mani in tutti i paesi, ha il dominio sopra tutti i paesi, basta vedere il sistema finanziario, ok? Tutti i paesi usano, come si chiama, il denaro fiat, ok? Mm-hmm. E ogni paese, se deve fare acquisti internazionali, per esempio olio crudo e tutte queste cose qui, deve cambiare prima il proprio denaro in dollaro, ok? Quindi lei comanda e controlla tutto il resto dei paesi con queste, e fanno parte delle sue stregonerie e i sottileggi che fa, ok? Le stregonerie e i sottileggi, loro sono andati, come dicevo, nella fine degli anni 70, sono andati in ricerca di tutti questi sciamani, questi dei di varie nazioni, e hanno capito come mettere sotto la stregoneria la gente, hanno cambiato la formula di tutto, i soldi e il denaro, il cartaccio, è tutto, sono tutti talismani, ok? Se prendi un 10 euro e lo guardi contro luce, vedi la testa della dea Diana dentro. Anche 20 euro la stessa cosa. E poi, per non parlare del denaro americano, che quelli là te li fanno vedere senza nascondere niente. Fanno vedere la piramide, okay, con l'occhio e... Sono tutti dei talismani che questi soldi alla fine è il popolo che lo rende importante, perché alla fine è carta. Il vero denaro, come dice la Bibbia, come sappiamo, è oro e argento, ok? Le bestiame, queste cose qui sono i veri, la vera ricchezza della terra, ok? Quindi America è questa prostituta
che ha preso tutti i paesi del mondo, li ha chiuso sotto il suo incantesimo, ok? E infatti vediamo il risultato di questo incantesimo al giorno d'oggi. La gente è ormai fuori di testa, man. La gente non capisce più niente, non sa più qual è giusto e qual è sbagliato. Tu che sei giusto in questo mondo fai fatica a vivere perché non hai dialogo con la gente. Ma è stata stregata la gente. È stata stregata. La quello nostra che non gente va, soprattutto. Soprattutto la nostra gente, Khan. È quello che dico, non riesce ad avere un dialogo perché quello che non è visto come una cosa malvagia per il mondo che stiamo vivendo adesso oggi, sì. La Bibbia lo condanna, il padre lo condanna. E se tu vieni fuori e dici, oh, questa cosa qui è malvagia, la gente ti guarda strano, tipo... Oppure quando gli dici, guarda che questi tempi nel quale tu stai confidando, nel quale tu ti stai affidando, cioè attraverso la scrittura noi conosciamo la natura malvagia, la natura satanica di questa nazione degli Stati Uniti d'America. Quindi vedere la nostra gente che invece si affida, vedere la nostra gente che dal Sud America, il Regno del Nord, i così chiamati latini, che appartengono alle tribù del Regno del Nord, così che cercano salvezza negli Stati Uniti d'America. Non hanno capito che se vanno negli Stati Uniti d'America sono solo pronti a prendersi un bel missile nucleare in faccia, perché questo è il giudizio nel quale noi in Apocalisse 17 leggiamo, quando dice: poi vidi uno dei sette angeli che avevano in mano le sette coppe e venne a dirmi: vieni e ti farò vedere il giudizio che spetta alla grande prostituta che siede su molte acque. E questo ne stiamo facendo attraverso lo spirito del Signore Yahweh Hashem, Yahweh Shai. Stiamo mostrando, vi stiamo annunciando il giudizio che il Signore Yahweh Hashem, Yahweh Shai sta per venire a portare prima sugli Stati Uniti d'America in primis e poi sul resto del pianeta. Beh, comunque sappiamo che il libro di Apocalisse parla di questa prostituta che siede sulla bestia, ok? Questa bestia è, mettiamo che è il nuovo ordine mondiale, ok? È la macchina che spinge il loro sistema, ok? E qual è la macchina che spinge il sistema di una comunità? Il finanziario, benessere, tutto il resto, sociale, ok? Quindi America è quella che guida questa bestia qui. E una volta cade questa sì. Troia che guida questa bestia, cosa succede? La bestia non va dove vuole se non va controllata e gestita da qualcuno, ok? Quindi una volta cade America, cadono tutti i paesi. È un effetto domino. È un effetto domino. È come creare un castello con le carte, ok? Una volta uno cade, tutto il resto cadono. Un effetto domino, e questo è. Dice: i re della terra hanno fornicato con lei e gli abitanti della terra si sono ubriacati con il vino della sua prostituzione. Qua vediamo che i re di tutta la terra, i presidenti delle altre nazioni hanno fornicato con lei, cioè si sono mescolati con lei, con il suo sistema, con le sue leggi, si sono adeguati alle leggi che l'America ha stabilito, con le sanzioni che ha stabilito, con il commercio, con le regole di commercio che ha stabilito, si fa attraverso il dollaro, attraverso la loro politica democratica. Infatti la politica democratica che spingono è davvero una fornicazione, ok? È un calice che ti fa girare la testa perché è fuori dal normale. Perché cosa fanno? Vengono a casa tua e ti dicono: tu molli le tue tradizioni, molli i tuoi valori come persone e abbraccia, come si chiama, la confusione che abbiamo da darti, ok? No, veniamo a dirti adesso che no, le donne non devono più vestirsi coperti, ok? Non devono più rispettare i mariti e stare nella cucina. Avere gli stessi diritti. Adesso le donne devono essere come gli uomini. Cioè, questo è fornicazione perché è fuori dal normale, ok? E tutto il mondo se ne ha partecipato con questa cosa qui, con gli occhi chiusi. E tutto torna al versetto che ha letto il fratello prima, incantesimi e sottileggi. Che fin dalla sua creazione ha fatto questi incantesimi, incantare
ingannare le altre, il regno del nord che abitava, il regno del nord di Israele che abitava le terre di Arsharet, che oggi sono così chiamata America. Con i loro inganni hanno, e con i loro incantesimi hanno rubato la terra al regno del nord di Israele per impossessarsene, e hanno rubato le loro ricchezze. Proprio a questo punto voglio prendere... Posso leggere qualcosa? Vai. Questo è il libro di Daniele, capitolo 8, versetto 25. A motivo della sua astuzia, la frode prospererà nelle sue mani. Il suo cuore si inorgoglierà e distruggerà molte persone che si credevano al sicuro. Ah, questa è la natura di questa gente. Questa è la natura di questa nazione. Si credono intoccabili. Hanno un orgoglio che è talmente alto che non riescono a vedere davanti ai loro occhi che sono praticamente finiti. Che la Russia, la Cina, la Nord Corea, l'Iran, l'India sono pronti, stanno aspettando solo che il Signore Yahweh Hashem, Yahweh Shai, liberi i quattro angeli, i quattro venti della distruzione per portare la distruzione. Non vedono che sono veramente deboli in verità. Il loro orgoglio li ha oscurati, li ha accecati. Cazzo, troppo zuccherato. Zucchero? E pure il limone, cavolo. Sciroppo da cazzo. Come ho detto, attraverso i loro incantesimi e i loro inganni hanno rubato le terre ai nativi indiani, che sono la tribù di Gad, la tribù di Ruben, e alle altre tribù del nord. Beh, non solo loro, ma a tutti. Attraverso gli inganni ha preso la terra a tutti. Per esempio abbiamo delle terre, ok, che sono dati tipo in affido a delle persone, ma i veri padroni di quelle terre sono le regine, i re di questo mondo qui, le famiglie bancarie. Un esempio è Barbados, Giamaica, okay, Nigeria, Ghana. Questi sono paesi che sono proprietà delle famiglie bancarie, e li hanno dati in affido a chi? A dei politici che ingannano il popolo. Ecco perché la gente si deve svegliare proprio da tutto questo incantesimo qui, perché è tutto un incantesimo. Hai dei politici che non fanno mai la volontà del popolo, fanno solamente quello che li comandano i loro capi, ok? Perché sono come si dice, i zimbelli, pupazzi. Sì, zimbelli. Sono dei zimbelli messi là, ok? Dei burattini messi là. Non fanno la volontà proprio come... Sono degli attori, ipocriti. E non bisogna temerla questa prostituta, perché la sua fine, il suo giudizio è già stato decretato. Il Signore Yahweh Hashem, Yahweh Shai, sta solo in questi ultimi momenti, sta aspettando, come dice Salakia, tu puoi tenere questo. Ma la gente che ha occhi, ok? Non sto parlando, la gente che veglia, come dovremmo vegliare tutti, stanno già vedendo come crollerà questo regno qui, lo stanno già vedendo, ok? Si sta crollando a pezzi pian piano. Anche se non leggi la Bibbia o chissà cosa, abbiamo degli esperti finanziari, esperti là, qua. Quando loro fanno gli analisi, ti dicono che stiamo andando proprio verso la distruzione. Ma ci sono proprio anche i loro scienziati che, attraverso le statistiche del pianeta e di tutto quello che il pianeta sta dando, non danno più di 20 anni. Shalom. Non danno più di 20 anni di vita a questo pianeta. Ok? Queste secondo Pietro capitolo 3 versetto 9, che dice: il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa come pretendono alcuni, ma è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Il Signore Yahweh Hashem, Yahweh Shai, ancora non ha distrutto gli Stati Uniti d'America perché sta aspettando che tutti i suoi si giungano al ravvedimento, perché non ne perderà uno solo. Scusami, non lo so se è capitolo 7 o 6, che dice: tieni, e l'angelo dice di tenere il vento finché gli uomini fossero sigillati.
Apocalisse capitolo 7, versetto 13, parto dal versetto 2, dice: poi vidi un altro angelo che saliva dal sol levante, il quale aveva il sigillo del Dio vivente, e gridò a gran voce. Sallachia, parto dal versetto 1. Dopo questo vidi quattro angeli, Apocalisse capitolo 7, dopo questo vidi quattro angeli che stavano in piedi ai quattro angoli della terra e trattenevano i quattro venti della terra. Trattenevano i quattro venti, come ha letto il fratello prima, la distruzione è alle porte. Il padre sta ancora trattenendo affinché gli eletti possano essere sigillati. Chi si sveglierà, sveglierà, e chi rimarrà addormentato alla sua distruzione. Ok? Dice: e trattenevano i quattro venti della terra perché non soffiassero sulla terra, né sopra il mare, né sugli alberi. E questi venti... Bravo! Vai, vai, continua, continua. Non li guardare. Allora, i quattro venti... Presto stiamo parlando, presto la distruzione verrà su quelli addormentati. Quelli addormentati, presto viene. Allora, i quattro... Aspetta, come dice Sallachia? Vai. Come prendo Proverbi. Proverbi capitolo 1. E questo è versetto... l'incantesimo della bestia, ok? Chi è fuori alle strade a far vedere, a cercare di svegliare la gente, che non lo facciamo noi, lo fa il padre, ma siamo strumenti nelle mani del padre. La gente ti guarda, e quello che stai facendo, leggendo il libro e parlando di storia della Bibbia, per loro è una cosa comica, per loro è una cosa fuori da normale. Ditemi se questo non è fornicazione con la bestia che ti gira la testa, ok? Perché loro, avendo le ragazze assieme con loro, con i culi fuori, con le sigarette in bocca, quella è la normalità. Così bisogna essere. Noi, infatti, dovremmo essere qui in angolo con la sigaretta in bocca. Così vieni visto bene dalla società. Infatti. Più che altro loro applaudono e stiamo profetizzando il giudizio, la distruzione, loro applaudono. Sì, sì, sì. Voglio vedere se applauderanno quei giorni là. Questo è Proverbi capitolo 1 versetto 24. Poiché quando ho chiamato avete rifiutato di ascoltare, quando ho steso la mano nessuno vi ha badato, anzi avete respinto ogni mio consiglio e della mia correzione non ne avete voluto sapere. Anch'io riderò delle vostre sventure, mi farò beffe quando lo spavento vi piomberà addosso. Applaudiremo anche noi quando lo spavento vi piomberà addosso. Infatti, se vedi, aveva iniziato una ragazzina a applaudere, e i stupidi ragazzi effeminati hanno preso. Perché... Vabbè. Che questa è l'energia di questo regno qua, di andare dietro alle donne. Sì. Ok? Oggi gli uomini, come abbiamo visto anche prima, si fanno guidare dalle donne. Gli uomini oggi sono degli effeminati, per dirla proprio direttamente. Okay? Ma anche le stesse donne ammettono che gli uomini oggi sono degli effeminati. Io ho visto un po' di tempo fa un video di una donna che dice: se un uomo vuole fare l'uomo con la donna, non la deve porre al primo posto, non deve porla come priorità. Ma oggi gli uomini mettono al primo posto le donne, e le donne automaticamente scavalcano l'uomo, e gli uomini diventano degli effeminati. Questo è quello che accade, e questo è quello che ha detto addirittura una donna stessa, l'ha detto. Isaia 3:12. Isaia capitolo 3 versetto 12 dice: il mio popolo ha come oppressori dei bambini e delle donne dominano su di lui. Popolo mio, coloro che ti guidano ti sviano e distruggono il sentiero per cui devi passare. Questa è la situazione del popolo nostro oggi, un popolo che si fa guidare e dominare dal femminismo praticamente, dalla debolezza dei sentimenti praticamente. Questo è il nostro popolo oggi. Infatti, se state prestando attenzione, tutti questi paesi NATO stanno cercando di mettere a testa della loro politica, cercano di mettere delle donne, ok? In cui è un abominio che le donne regnino sugli uomini. E questo è come si dice, questo è tutto il contrario di questo regno qui, che la gente
ormai è diventata normale perché hanno fornicato con la prostituta. Sì, 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 okay? Sì, sì, hanno sì, bevuto del calice di suo vino, della sua ira, e si stanno sballando adesso. Incantesimi, dietro incantesimi, sottilegge, dritto sottilegge, la gente non capisce più niente. E questo dovrebbe rafforzare la fede degli eletti a vedere che la profezia del Signore, in questo caso di Isaia 3,12, dove delle donne domineranno sul popolo, è quello che stiamo vedendo oggi. Questa è una maledizione, che le donne dominano sul popolo, ok? E questo è quello che vediamo oggi, come appena detto il fratello, come vediamo come capi di Stato, come la Merkel, la von der Leyen, sono oggi, oppure Kamala Harris, sono donne che governano su popoli. Prendete per esempio la Finlandia, la Svezia, hanno messo delle donne in testa di quei paesi là, perché sono più governabili come vogliono. Hanno preso anche la Moldavia, hanno messo come capo stato una donna, e questa qua sta facendo tutti i disastri possibili, facendo solamente la volontà della NATO, ok? Questo è. Ma la Bibbia non ha mai parlato dove una donna ha regnato sopra il resto del popolo di Israele. Magari per le altre nazioni può andare, va bene, ma noi siamo un popolo messo a parte da padre Yahweh Shem Yahushai. Non dobbiamo seguire le filosofie di altri paesi. Anzi, come ho detto, ci deve aiutare ad aumentare la nostra fede, la nostra spiritualità, perché vediamo che la profezia si adempie. Che la profezia si è compiuta, questa profezia qua, ok? Quindi nessuna, come dice il Signore, i cieli e la terra passeranno, ma le mie parole, anzi, non passeranno fin quando non... Lo leggo per non parafrasare. Dice che il cielo e la terra passerà, ma le mie parole rimarranno. Questo è Matteo capitolo 5, versetto 18. Dice: poiché in verità vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, neppure uno iota, che praticamente lo iota è la lettera più piccola dell'alfabeto greco, o un apice, cioè un punto, una virgola, della legge passerà che tutto sia adempiuto, ok? Senza che tutto si sia adempiuto, cioè prima che tutto si sia adempiuto, non passeranno questi cieli e questa terra. E vediamo che le profezie si stanno adempiendo davanti ai nostri occhi. Quindi questo è il tempo di pentirsi, ravvedersi e convertirsi, ok? Questo è il tempo di pentirsi, ravvedersi, che significa correggersi. Ma scusami, adesso torniamo al punto importante che avevi tirato fuori prima, parlando degli eletti, che il padre ha trattenuto questo vento di distruzione, ok? Perché questo è il momento di ravvedersi. Il padre ha lasciato un periodo di grazia, ok? Per gli eletti a svegliarsi e la moltitudine. Perché dopo tanti anni di incantesimi e sottilegge, la gente non capisce più la sua destra alla sua sinistra, ok? Quindi questo è il momento da svegliare da questo sonno profondo, perché cosa succederà? Il padre darà il via a questi angeli che molleranno questi quattro venti che rappresentano la distruzione. E oggi, attraverso lo spirito, io e il fratello ci stavamo edificando prima, ma c'è una distruzione che la gente non ne ha nemmeno la più pallida idea che arriva. Come hai detto, fratello, siamo in tempi di confusione dove non si distingue la destra dalla sinistra. Questo è Primo Pietro capitolo 2 versetto 16, poiché si legge nella scrittura: ecco, io pongo in Sion una pietra angolare, eletta, preziosa, e chiunque crede in lui non sarà confuso. Infatti, attraverso la testimonianza del vero Messia, colui che il mondo dall'ignoranza chiama con il falso nome di Gesù Cristo, presentando il vero Messia Yahweh Shem Mashiach, credendo in lui, pietra eletta, preziosa agli occhi del Signore, non saremo più confusi da tutti questi incantesimi e sortileggi che hanno fatto questi diavoli di Edomiti, che oggi sono al potere. Signore Yahweh Shai viene praticamente a liberarti da tutta questa maledizione. Il Signore Yahweh Shai ha, come dice Paolo nel libro dei Galati, dice, capitolo 3, versetto 13, Yahweh Shai ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo divenuto maledizione per noi, poiché sta scritto: maledetto chiunque è appeso al legno,
Signore Yahawashi ci viene a liberare dalla maledizione della legge, dalla maledizione che la legge, per aver violato la legge nel quale ci siamo trovati, cioè a servire gli altri popoli, cioè ad essere ingannati dal nostro nemico, a servire i falsi dei dei popoli nel quale siamo stati dispersi. Signore Yahawashi è venuto a toglierci da questa maledizione. Per questo il Padre dice: chiunque creda in Lui, pietra preziosa ed eletta, non sarà confuso. Sì, ma parlando di credere in Lui, devi credere proprio come è stato descritto nella Bibbia, devi credere nel Salvatore della Bibbia. Chiaro. Perché cosa fa? Il mondo ti presenta un'altra entità che non è nella Bibbia. Ok? Devi credere di Lui come è stato parlato nella Bibbia, un uomo di guerra, ok? Un Dio di terrore, un uomo severo, austero, duro. Questo è come te lo descrivono, come te lo descrive il Vangelo, il Signore Yahawashi. Wow. Invece le religioni vi descrivono un messia effeminato, e guardiamo oggi gli uomini effeminati. Questo è il frutto degli inganni. Perché il frutto degli inganni, degli incantesimi e sortileggi è anche l'immagine falsa di Cesare Borgia. Okay? È un gran frutto. Portare questo diavolo qua come Salvatore, come il nostro Salvatore e Messia, questo qua è frutto di un inganno, di un incantesimo che ti fa diventare effeminato. Come loro sono effeminati. È come te lo mostrano effeminato nelle pellicole, nei film, con quella voce tutta effeminata. Questo non è il nostro Signore, questo non è il nostro Messia, ok? Questo è un diavolo ingannatore. E infatti la Chiesa che cosa fa? La Chiesa gioca sulla mente della gente, gioca sulle emozioni della gente, perché prima di tutto hanno cercato di far diventare effeminati gli uomini. E questa, qual è la qualità delle donne? Le donne sono molto più emotivi, ok? Non hanno una. Non usano la testa, la razionalità come dovrebbe essere, ok? E hanno cercato di cambiare gli uomini a diventare anche come queste donne femminili. E poi vai in chiesa, ti tirano fuori questi precetti tipo che dice: devi essere proprio come sono io. E ti presentano un effeminato. Oh, mi ami, questo. E allora tutti adesso escono con i capelli lunghi, vogliono avere quell'aspetto là che sembra Cesare Borgia, ok? Questo fa parte degli incantesimi. Questo magari era prima, perché quello è stato tutto un processo. All'inizio, attraverso il falso messia, attraverso Cesare Borgia, hanno prima sviato le persone. Hanno prima sviato la gente e preparare la mente. E adesso invece siamo nei tempi dove la nuova generazione non crede manco più a Cesare Borgia. Cioè, crede direttamente alla scienza. E questa conversione degli effeminati, che non fa parte dei figli di Israele, fa parte dei figli di Edom. Infatti l'Apostolo Paolo è venuto anche a predicare ai figli di Israele che vivevano in questa tradizione dei greci. Ok, i greci erano conosciuti come omosessuali, tutte queste cose qui, i romani, e sappiamo che sono dei figli di Edom. Ok? Apostolo Paolo è venuto a predicare ai nostri fratelli che andavano dietro a queste tradizioni. Questo è Romani capitolo 1, versetto 24. Dice: per questo Dio li ha abbandonati all'impurità, secondo i desideri dei loro cuori. Qua, come dice il fratello, Paolo stava avvertendo i nostri fratelli israeliti che erano dispersi in Roma, che erano sparsi in Roma, si trovavano in mezzo agli edomiti, a questa razza abominevole, corrotta sessualmente. Dice: per questo Dio li ha abbandonati all'impurità, e glieli sta descrivendo, secondo i desideri dei loro cuori, in modo da disonorare fra di loro i loro corpi. Essi che hanno mutato la verità di Dio in menzogna e hanno adorato e servito la creatura invece del creatore, che è benedetto in eterno. Perciò Dio li ha abbandonati a passioni infami. Infatti le loro donne hanno cambiato l'uso naturale di quello che è contro natura. Similmente anche gli uomini, lasciando il proprio rapporto naturale con la donna, si sono infiammati nella loro libidine gli uni per gli altri, commettendo uomini con uomini atti infami, ricevendo in loro stessi la meritata ricompensa del proprio traviamento. E tutto questo è stato un processo, ok? Perché avevano vari dei, loro deificavano degli uomini, facevano diventare degli uomini dei dei. Sì. E
questi uomini avevano questo aspetto qui. E cosa è? Quando la testa è corrotta, tutto il resto del corpo sarà corrotto. E tutte le generazioni che venivano dietro vedevano questi uomini, li prendevano come ispirazione, li prendevano. Pensa ad oggi. È la stessa cosa. Sono loro alla testa, la prostituta che siede sulle grandi acque. Ah, aspetta. È corrotta, loro sono corrotti, tutti quelli sotto. Khan, basta solamente. Io sono nato negli 80, 86, ok? Ai miei tempi, crescendo, hip hop era diverso, ok? I pop vedevamo gli uomini con i pantaloni larghi, tutto largo, ok? Adesso sono tutti con i pantaloni, anzi no, gli uomini adesso hanno le gonne adesso in hip hop. Sì. Vestono di rosa. Vestono di rosa, adesso è tutto con le borse, come le donne. Hanno il rossetto, le unghie. Hanno le unghie colorate. Basta solo guardare questi pochi anni qua, come è cambiato. Tutti depilati. Tutti depilati, sì. Con come si chiama, con gli orecchini dappertutto, in tutto il corpo, che quello non è niente, ma tutte le cose effeminate, vediamo come la cultura cambia in così tanto poco tempo, ok? Perché come hai detto tu, se la testa è corrotta, tutto il corpo è corrotto. Tutto il corpo è così, la testa è il governo di queste nazioni nelle mani di Esau, Edom, uomo perverso, uomo corrotto, e tutto quello che ha insegnato attraverso le loro diavolerie, attraverso il loro film, scuola, documentari, tutto quello che hanno insegnato è tutto corrotto. Tutto quello che viene dietro a questo uomo è corrotto. È corrotto, e questo torna sempre nella fornicazione di cui abbiamo letto all'inizio, che ha fatto con tutto il mondo, perché tutto il mondo ha accettato questa cosa qui. Questo è Sirach, o Ecclesiastico, capitolo 10, versetto 8. A causa d'affari ingiusti. E questi sono affari ingiusti, ok? Questi sono affari abominevoli. Quella di insegnare che un bambino può scegliere già da bambino se essere uomo o donna. Se un bambino è nato uomo può scegliere di essere donna, se una bambina è nata donna può scegliere di essere uomo. Questo è un affare ingiusto, questo è abominevole, ok? Dice, a causa d'affari ingiusti. Hai bisogno? A causa di affari ingiusti, di ingiurie e di ricchezze ottenute con l'inganno, il regno è traslato da un popolo all'altro. Infatti, questo, leggilo di nuovo. Sirach o Ecclesiastico, capitolo 10, Siracide o Ecclesiastico, capitolo 10, versetto 8, a causa di affari ingiusti, di ingiurie, inganni, menzogne e di ricchezze ottenute con l'inganno. Come dicevamo prima, le ricchezze ottenute con l'inganno, la terra stessa che hanno rubato ai nativi indiani, che i così chiamati nativi indiani, che sono la tribù di Gad, la tribù di Ruben, o alle altre tribù del popolo di Israele, le terre dell'America che hanno rubato, e le loro ricchezze, o attraverso le tasse, quello che ti rubano. Attraverso, scusami, le terre dei così chiamati africani che continuano a sfruttare le risorse, ok? Sono ricchezze ottenute con inganno. Il sistema bancario è un inganno assoluto. Queste sono ricchezze ottenute da inganno. E vedete, il padre odia proprio queste cose qui, ingiustizie e inganni, queste cose qui. E attraverso tutte queste cose che hanno fatto, cosa succederà? Il padre prenderà il regno loro e lo darà all'altro che lo gestirà bene. A causa di affari ingiusti, di ingiurie e di ricchezze ottenute con l'inganno, il regno è traslato da un popolo all'altro. Come ce l'avevano, il regno ce l'avevano in mano i babilonesi, ok? A causa delle loro ingiustie, delle loro inganni, il padre l'ha preso, ok? L'ha dato in mano a dei Medi e Persi, ok? Dai Medi e Persi anche hanno cominciato a sentirsi dei e chissà cosa. Il padre l'ha preso, l'ha dato in mano ai greci, ok? E quei greci là sono in potere fino a oggi. Io lo dico così, magari. Sono in potere fino a oggi, sono passati da essere greci a romani e ora ad essere America, Babilonia la grande, ok? Dice, versetto 9, perché la terra e la cenere sono orgogliose?
come dicevamo prima, che il loro orgoglio è arrivato al punto che li ha accecati. Il libro di Obadia. Non c'è cosa più malvagia dell'uomo avido, quello che è colui che oggi è al governo, l'uomo avido di denaro e di potere, poiché un tale mette in vendita la propria anima perché mentre viva getta via le sue viscere. Dan, wow, e questo è profondo, sta parlando proprio di Esau Edom. Questi uomini per rimanere in potere, per avere potere, cioè, non c'è limite a cosa possono fare. Non c'è assolutamente un limite a cosa possono fare. Per mantenere le menzogne, per mantenere il potere che sono, hanno fatto diverse cose che voi non avete la minima idea. Hanno cambiato i nomi dei paesi, adesso stanno cambiando anche il sesso della gente, non c'è più. Tutto questo per mantenere il loro potere. Ok? Questo è Abdia, capitolo 1. È la profezia sulla rovina di Esau. Idom, è qua capiamo che stiamo parlando di questa razza malvagia. Dice versetto 3: l'orgoglio del tuo cuore ti ha ingannato, o tu che abiti nei crepacci delle rocce e stabilisci le tue abitazioni in alto, tu che dici in cuor tuo chi può farmi precipitare a terra. Questa è la natura malvagia e orgogliosa di questa gente qua, che crede che non verrà la distruzione su di loro, ma invece il Signore Yahweh Hashem Yahweh Shai, attraverso il vessillo, la bandiera che siamo qua a mostrare davanti a tutte le nazioni, davanti a tutte le nazioni sparse in tutto il mondo, stiamo proclamando e annunciando la caduta e la fine del regno di Esau Edom, la caduta e la fine di Babilonia la Grande e degli Stati Uniti d'America, ok? E nessuno potrà evitare questo. Non c'è modo di risolvere, non c'è modo di evitare. Cioè, non avevi letto prima che il cielo cadrà e la terra cadrà, ma le parole del Padre saranno tutte adempiute. Torno a Apocalisse 7. Yes. Dice Apocalisse capitolo 7. Scusami, fratello, per dare un riassunto. Il fratello parlava, ok, della distruzione che è inevitabile. È una distruzione che non importa quanti missili contro missili, non importa quanto arrivi con la tua tecnologia, questo regno cadrà, ok? Talmente che sono orgogliosi, che non sanno che tutti i missili e le armi che loro hanno fabbricato sono per essere usate contro di loro. Contro di loro, hai capito? Sono per essere usate contro di loro. Signore Yahweh Hashem Yahweh Shai userà le loro stesse armi contro di loro. Can. E sentivo qualcosa. È lo spirito. La gente ormai è impazzita proprio, perché qua ci deve venire una distruzione per risettare tutto. Perché pensate, se deve continuare così, arriveremo a, non lo so dove arriveremo, ok? Tra 20 anni le donne non indosseranno nemmeno più bikini, andranno tranquillamente nudi. I ragazzi non avranno più i pantaloni bassi, ce l'avranno proprio come scarpe. No, i ragazzi indosseranno le gonne. Le gonne li stanno già indossando. Cioè, rendetevi conto che siamo in dei tempi peggio di Sodoma e di Gomorra. E il motivo perché la distruzione non è venuta ancora è perché il Padre ha un tempo fisso per tutto, ok? Ricordate come si chiama la storia di Belteshazzar, ok? Quando ha visto la scritta sul muro e quando gli è stato dato, mi sa, 4 o 7, non lo so. Sì, puoi tirare fuori quel precetto là che... Questo è Daniele capitolo 5 versetto 25. Dice: ecco le parole che sono state scritte: Mene Mene Tekel Upashin. Questa è l'interpretazione delle parole: Mene, Dio ha fatto il conto del tuo regno e gli ha posto fine. Boom. Il Padre Yahweh Shai sta facendo, anzi facciamo un po' di edificazione qui. Leggi da tutto quello che facevano, bevevano con bicchieri. Ok, questo è Daniele capitolo 5, dice: il re Baltasar fece un grande banchetto per 1000 dei suoi grandi
e beve vino in loro presenza. Mentre stava assaporando il vino, Baltasar che è il nipote di Nabucodonosor. Ok. Dice, mentre stava assaporando il vino, Baltasar ordinò che portassero i vasi d'oro e d'argento che Nabucodonosor, suo padre, aveva preso dal Tempio di Gerusalemme. E questo, possiamo tirare fuori un'edificazione spirituale da questo, ok? Perché Baltasar, che è il re di Babilonia, sai cosa? Facciamolo riposare qui, se no lo spogliamo. Dunque, Baltasar, che è il re di Babilonia, Baltasar che era re di Babilonia rappresenta i re di questa Babilonia che stiamo vivendo adesso, anche il giorno d'oggi, rappresenta la famiglia bancaria, le Rothschild, le Oppenheimer, ok? Le Getty, le Pamphili, ok? Queste famiglie che la famiglia Xi della Cina. Sì, come c'è un altro, la famiglia Kiji, tutta questa famiglia qui che governano il mondo, ok? Questo rappresenta loro. E cosa succede? Avevano in banchetta perché erano in potere. Loro sono in potere adesso. Hanno la banchetta davanti. E cosa consiste di una banchetta? Banchetta consiste di tutto. Hanno in mano tutto. La banchetta, hanno in mano tutte le nazioni del mondo. E non gli è bastato. Tutti gli affari, sì. Sì, sì, però come hai detto tu, tutte le nazioni del mondo, perché non gli è bastato? No. Perché hanno preso anche i vasi sacri del Signore Yahweh Bashem, Yahweh Shai, i vasi d'oro che rappresentano il suo popolo Israele. Ah, le scritture dicono che noi siamo vasi, siamo gioielli del Padre. Ok? Quindi hanno preso questi vasi come gli americani ci hanno preso, iniziando dai tempi dei romani, ok? Anzi, dai tempi dei babilonesi, perché durante il tempo dei babilonesi, quando sono venuti, hanno bruciato giù il nostro tempio. Indovina chi l'ha fatto? Dai tempi degli Assiri. Dai tempi degli Assiri. Indovina chi ha bruciato il tempio? Chi ha bruciato? Edom, i figli di Esau. Prendi il libro di Salmi 137. Poi ti faccio vedere qualcosa qui. Perché lì, quando leggi quella roba là, credi che magari erano lì solo a dire ah, buttalo giù. Ma loro hanno bruciato. Salmi 137... quel cantico contro Babilonia. Sì. Questo è Salmi capitolo 137 versetto 7, dice: ricordati, Signore, dei figli di Edom, che nel giorno di Gerusalemme diceva spianatela fin dalle fondamenta. Ok. Fin dalle fondamenta rappresenta proprio fin dalla distruzione del tempio. Questi sono i figli di Edom, Esau, ok? Perché se tu leggi quel versetto là, sembra che loro erano lì a fare tifoso, e buttalo giù, ma no, erano i figli di Edom proprio a bruciare quel tempio là. Il libro di primo Esdra. Ok, versetto capitolo 4, capitolo 4 e versetto 45. Perché questi non è da oggi che hanno avuto questo odio perpetuo, è stato proprio profetizzato. E Edom ha avuto mano in tutte le nostre distruzioni. In tutto il tempo che siamo stati portati in schiavitù, hanno avuto sempre in mano. Anche durante il tempo dei Medi e Persi, ok? Quando c'era il re Ciro, il Dario II, c'era Aman, che ha cercato di distruggere i figli di Israele. Andate a leggere il libro di Esther. Ok? Sono sempre stati lì, hanno sempre avuto mano. Durante i tempi dei greci hanno fatto la stessa cosa attraverso Antioco. Adesso vi faccio vedere che durante il regno dei babilonesi, assiri, non erano loro a bruciare il tempio, erano i figli di Esau. Questo è primo Esdra, o terzo Esdra, capitolo 4, versetto 45, dice:
hai anche promesso di edificare il tempio che gli Edomiti bruciarono quando la Giudea fu desolata dai Caldei. Che gli Edomiti bruciarono quando la Giudea fu desolata dai Caldei. Avete visto? Gli Edomiti erano loro a bruciare questo tempio qui. Quindi gli Edomiti hanno tanto da pagare, non hanno intanto adesso da pagare perché ci hanno portato in schiavitù, no. Va oltre quello. Abbiamo visto nel libro di Esther, quando hanno fatto il decreto, Amos, cosa stai prendendo? Abdia, capitolo 1, versetto 10. A causa della violenza fatta a tuo fratello Giacobbe, tu sarai coperto di vergogna e sarai sterminato per sempre. Quel giorno tu eri presente, il giorno in cui gli stranieri portavano via il suo esercito e i forastieri entravano per le sue porte e tiravano a sorte su Gerusalemme. Anche tu eri come uno di loro. Anzi, ha fatto peggio di loro, perché quelli erano nemici, erano venuti con intento della distruzione di Gerusalemme. Esaù, che dovrebbe essere il nostro fratello, perché siamo venuti dal stesso grembo, ok, i gemelli, lui ha fatto peggio di loro. Lui ha bruciato giù il tempio, e sanno che il tempio è molto, molto significativo, perché il tempio era il collegamento, l'antenna che avevamo per arrivare al padre Yahweh Shemiah Oshai. Senza il tempio eravamo sparsi. E cala la Yahweh Shemiah Oshai, che oggi ha cambiato il gioco. Il tempio siamo noi, il nostro corpo, ok? Noi siamo dei tempi, noi siamo dei vasi per il padre. Questo è proprio il messaggio che è venuto a portare Yahweh Shai. A dire: adesso non siete più carnali, ma siete spirituali. Ok? E come ci ha avvisato Yahweh Shai, il corpo lo possono distruggere, ma non lo spirito. Adesso stiamo ricostruendo il terzo tempio spirituale. Questo è il terzo tempio spirituale di cui i figli di Esaù continuano a cercare di distruggere, inquinandoti l'acqua, così calzifica il tuo pineale glandola, attraverso il veleno là e la punturina là, attraverso il cibo geneticamente modificata, attraverso il balium e alluminio che rappresenta Baal, ok, che sparano in aria. Perché per chi non conoscesse, la ghiandola pineale è una ghiandola che si trova nel nostro cervelletto, credo, comunque si trova nel nostro cervello, sì, cervelletto, dietro qua, che ci collega alla spiritualità. Hanno fatto dei test, hanno visto che quando le persone pregano si attiva questa ghiandola. È conosciuta anche come la VMAT2, il gene di Dio. E loro hanno cercato, attraverso questo che ha appena elencato il fratello, di calcificarla, ok? In modo da non essere utilizzata, in modo da essere praticamente morti in spirito. E se sei morto in spirito, sei uno zombie. Praticamente siete dei walking dead. Ecco perché sulla pasta per lavare i denti vi lo piombano di florori. Florori fa questa roba qui. Nell'acqua, okay? Proviamo. Qual è la parola? Mi mancano le parole. Tutte le cose che gettano nell'acqua vanno a fare questo lavoro qui. Ma indovinate chi? Tutti i chimici. Sì, tutti i chimici, ma indovinate che? Non importa qualunque cosa facciano, gli eletti saranno sigillati lo stesso, come dice il libro di Numeri 23:23, non c'è un incantesimo contro Giacobbe, ok? Qua, tornando a Baltasar. Ha richiesto i vasi del padre, ok? Che hanno preso da Gerusalemme, ed è la stessa cosa che hanno fatto durante il tempo dei babilonesi, che dicevo, che hanno bruciato il nostro tempio. Durante il tempo di Alessandro il Grande, dopo la sua morte, è venuto fuori una stirpe malvagia, Antiochus, Epifanes, ok? Sono venuti e hanno distrutto il nostro tempio, ci hanno portato via in schiavitù. Hanno disonorato, non è finito là. Durante il tempio dei Romani sono venuti a mettere proprio la pietra nel 70 AD. Infatti, sapendo che a oggi il tempio del Padre siamo noi, come dice in 1 Corinzi capitolo 3 versetto 16, che e noi siamo il tempio del Signore, e loro cercano di violare
di profanare il tempio del Signore che siamo noi, come con le cose che prima ha elencato il fratello. Lo stanno profanando in altri tanti modi, quando dicono che l'uomo può tagliare il suo coso e metterci un buco là. Quando dicono che una donna può togliersi le tette e diventare un uomo. Ti stanno profanando proprio quando ti iniettano quelle cose ormonali per farti cambiare il sesso, stanno distruggendo il tuo tempio. E sia proprio fisicamente così, e sia per quelli che invece semplicemente accettano, per quelli che semplicemente accettano i trans, gli omosessuali e le lesbiche, questo movimento qua, anche se lo accettano, tu sei praticamente corrotto spiritualmente. No, anzi, quella corruzione è ancora peggio, perché è una corruzione dentro. Sei un living dead, come ha detto walking il fratello, dead. Walking dead, come ha detto il fratello, perché sei un uomo morto che cammina, non vedi, non riesci a distinguere tra il bene e il male. Ok? Per questo che leggendo in questo caso di questo che ha fatto Baltazar con sì, quindi Baltazar rappresenta il re della Babilonia oggi, ok? Le famiglie bancarie, tutti coloro, infatti era a tavolo con i suoi principi, con i suoi mille grandi, ok? Khan, come a giorno d'oggi le famiglie bancarie hanno dei loro minion, come il dragone, come Klaus Schwab, come Merkel e tutta questa gente qui, sono sul tavolo adesso a fare la banchetta. E indovinate che cosa dice il libro di Giobbe, capitolo 30, quando sono per riempire proprio la pancia, arriverà la distruzione. Che sappiamo che quando parliamo di distruzione degli Stati Uniti d'America, l'Italia rientra in questa distruzione qua, sì, ok? Perché l'Italia è un cagnolino degli Stati Uniti d'America, che sarà distrutto altrettanto, perché l'Italia è la sede spirituale di questi diavoli. La Gran Bretagna è la sede economica di questi diavoli e gli Stati Uniti d'America sono la sede militare di questi diavoli. Okay? È la sede finanziaria. Finanziaria sono la Gran Bretagna. E saranno distrutti, questi sono membri, sono arti, organi degli Stati Uniti d'America. Come di ha detto il fratello, un effetto domino. Dice Daniele capitolo 5 versetto 2: mentre stava assaporando il vino, Baltasar ordinò che portassero i vasi d'oro e d'argento che Nabucodonosor suo padre aveva preso dal tempio di Gerusalemme, perché il re, i suoi grandi, le sue mogli e le sue concubine se ne servissero per bere. Ok, che il suo padre, il lavoro, cosa dice la scrittura riguardo dare i flagelli ai loro bambini, prendere i figli e sbatterli per terra e tutto questo, perché quello che stanno godendo adesso queste famiglie bancarie, sì, Satana mi ha guardato proprio con comunque quello che stanno godendo adesso le famiglie bancarie sono cose che hanno stabilito il loro padre da due tempi là, ok? Il lignaggio è stato passato come un bastone da padre a figlio, ok? Tutto questo iniziando dai tempi dei greci, ok? Tutto il lavoro che hanno fatto, ora le famiglie bancarie, gli Ashkenazi, gli Amalekiti, lo stanno godendo adesso. Ecco, Belshazzar stava godendo quello che ha fatto suo padre, ok? Perché le famiglie bancarie di oggi non sono proprio loro a distruggere il tempio, in reincarnazione erano sempre loro, ma stanno godendo quello che è stato preparato dai loro padri, ok? E hanno le loro concubine che rappresentano tutte queste nazioni qui, ok? Che sono concubine, infatti andavano a letto con la prostituta, perché fanno la volontà di questa prostituta qui. Arabia Saudita, i paesi degli arabi, i cinesi, tutti stanno lavorando mano a mano perché hanno da guadagnare da questo regno dei malvagi, degli americani, ok? Loro, questi paesi, queste nazioni sono le concubine di Babilonia la Grande. Tutta la nostra gente che si è inchinata, che si è
che ha corso dietro Babilone la Grande, tra la nostra gente che si è affidata, che è corsa in Egitto, che attraverso proprio il modo di comportarsi, il modo di attraverso il modo di vestirsi, il modo di fare segni, il modo di pensare. Lo spirito. Sono figli di loro papà, il diavolo Esau. Beh, la scrittura dice che io, tuo padre Satana, fate la volontà di era sì. Un bugiardo sono il sin dall'inizio. Giovanni 8:44. Per questo che hanno odiato il Signore, perché il Signore denunciava il mondo che a questa gente piaceva. Gli profetizzava a dire: questo mondo qua cadrà, questo tempio qua costruito da mano d'uomo non rimarrà roccia su roccia. E loro si scandalizzavano. Ma come dice il Signore, beato colui che non si sarà scandalizzato di me e delle mie parole. Ok? E queste sono le parole del Signore Yahweh Bashem Yahweh Shai, che per mezzo del Santo Spirito che riceviamo nel nome di suo figlio Yahweh Shai. Vedete al giorno d'oggi che tutte le chiese sono scandalizzate dalle parole del padre Yahweh Bashem Yahweh Shai. Ok? Perché adesso stanno aprendo la porta a questo movimento LGBT e tutta sì, quella roba sì. Là. Perché sono scandalizzati dalle parole del padre. Vogliono rendere addolcito, vogliono aggiungere più acqua sul vino, cavolo. E tu quando innacqui il vino, perde proprio la sua qualità. Ed è quello che stanno facendo al Vangelo da giorno a giorno. Ogni giorno cercano di alleggerire sempre un comandamento da padre. Ah no, si è detto così, va bene, era in quei tempi. Ma adesso già, capirà che siamo... Già hanno alleggerito i comandamenti del padre dicendo: ama il tuo prossimo, e tutta la legge sta nell'ama il tuo prossimo. Cioè loro già con quel comandamento là hanno annullato tutti gli altri comandamenti. In poche parole, quando vi dicono che ama il tuo prossimo, vi stanno solamente dicendo: ama Satana. È quello che vi stanno dicendo. Sì, di amare tutti, quindi di amare anche Satana. Che questo è quello che insegnano loro, no? Di amare tutti, quindi di amare anche Satana. Ma il motivo, bisogna capire il motivo dietro ogni cosa che dicono. Perché quando vi dicono ama tutti, dicono ama Satana, perché lo dicono per dirti: va bene, io sto facendo questo, ok, sono un uomo, voglio diventare una donna, non mi criticare, non mi giudicare, accettami come sono, la Bibbia dice di amarmi come sono. Quindi questo torna sempre al precetto che ha tirato all'inizio il fratello: incannevo, incantesimi e sottileggi, ok? Dice Daniele capitolo 5 versetto 3: allora furono portati i vasi d'oro che erano stati presi nel tempio e nella casa di Dio che erano in Gerusalemme. E noi siamo quei vasi d'oro, ok? Non guardate in questo momento che magari sei visto come nulla, ok? Sei chiamato un napoletano, un siciliano di merda, sei chiamato questo, no. Sei un vaso prezioso per il padre, anzi tiriamo fuori quel precetto là che dice che siamo gioielli del padre. Quindi... Hai visto prima che Satana diabolico ha avuto proprio cioè l'ho visto proprio quello là, era cazzo, quello là finirà in schiavitù, litigheranno per averla in schiava quella donna. Cazzo, guardate, ha fatto proprio uno sguardo diabolico. Signore Yahweh Bashem Yahweh Shai, lasciamo al Signore Yahweh Bashem Yahweh Shai le vendette. Libro di Malachia 3:17. Prendo io? Sì. Malachia capitolo 3, versetto 17, dice: essi nel giorno che io preparo saranno la mia proprietà particolare, dice il Signore degli eserciti. Io li risparmierò come uno risparmia il figlio che lo serve. Qua dice la proprietà particolare, ma... Zaccaria 9:16 anche. Zaccaria 9:16. Noi siamo gioielli nelle mani del Padre, perché ci ha scelto fuori da tutte le altre nazioni. Noi siamo preziosi per il Padre, siamo i gioielli del Padre, ok? Zaccaria capitolo 9 versetto 16. Signore, il loro Dio li salverà in quel giorno come il gregge del suo popolo, perché saranno come pietre di un diadema
che rifulgeranno sulla sua terra. Can, noi siamo i gioielli nelle mani dei padri, infatti se tu prendi oro, ci sono delle lavorazioni che devi fare. Oro deve andare attraverso il fuoco, devi bruciarlo, devi tenerlo d'occhio, ok? Vedi quanto resiste, girarlo. Ed è tutta la sofferenza che stiamo prendendo adesso. Il padre ci sta forgiando nel fuoco per far venire fuori quell'oro perfetto, perché siamo gioielli del padre. Quindi non ti vedere come uno nulla, perché in questo regno vediamo i nostri fratelli sono impazziti proprio, non capiscono più niente. Sono i più poveri, sono i più visti male. Ma ecco dove viene questa verità qui. Perché non vasi disonorati. Questa verità ti libera, ti apre gli occhi, ti fa capire che guarda, anche se vivo... sei un gioiello. Io sono un gioiello, anche se sto vivendo mangio solo la pasta con olio ogni giorno. Non importa, io sono un gioiello in progresso, ok? Perché tutti i gioielli che vedete oggi non è che hanno scavato e hanno tirato fuori una collana di oro, di tutto questo. No, è stato preparato pian pianino. Tutto è stato preparato, tirato fuori dallo sporco. Oro crudo, oro grezzo, è sporco proprio, è terra. Poi va tutto lavato, lavorato, forgiato fino ad avere quel pezzo prezioso là. È profondo questo che dici. Eh sì. Che viene tirato fuori dallo sporco. È lo stesso. Quindi, noi. E infatti, si domanda perché il Signore Yahawabashi ci ha messo in questa situazione. Dopo il padre castiga coloro che ama. Il libro di Romani dopo il tempo. Perché il Signore ci ha messo in questa situazione? Vediamo intorno a noi tutta questa sofferenza, oppure viviamo momenti difficili. Perché dallo sporco il Signore Yahawabashi ci lavora e ci modella a suo piacimento. Questo è. E ci corregge, ci insegna. Questo è. Salve. Apocalisse 3:19. 3:19? Sì. Questo è Apocalisse capitolo 3, versetto 19, dice: tutti quelli che io amo, li riprendo e li correggo. Sii dunque zelante e ravvediti. E questo è il padre, ci sta. Qual è la parola là? Ravvediti. No, leggilo di nuovo. Ci corregge. Ci riprende. Ci prende dallo sporco e ci corregge come? Attraverso la sua parola, che come leggiamo in Salmi capitolo 119 versetto 9, come dice, come potrà il giovane rendere pura la sua via badando ad essa mediante la sua parola. Quindi il Signore Yahawashi ci prende dallo sporco e ci corregge come? Attraverso la sua parola, e ci purifica e ci pulisce attraverso la sua parola. E questo è il lavoro. Però a osservare la parola del Signore in questo mondo, in questo governo satanico, è una sofferenza, ok? Che quando vieni alla conoscenza della verità inizia una tristezza dentro di te, perché non c'è più gioia nel vivere nel regno di Esau Ido, nel regno di Satana. Come dice il libro di Siracide 2:10, mio figlio, quando vieni 2:1, scusami, quando vieni sii pronto per le tentazioni e tutto, ok? Preparati alla prova. Che Can, quando veniamo in questa verità veramente viviamo una sorta di tristezza, perché ci rendiamo conto che stiamo vivendo nel regno che va contro la volontà del Signore, ok? Fa tutto l'opposto di quello che il Signore Yahawashi ha comandato. Viviamo praticamente proprio in un mondo abominevole, ok? In un mondo spazzatura, in un regno proprio, un cesso di regno. Questo è quello che viviamo noi. E quindi il Signore Yahawashi manda suo figlio a salvare chi? Chi ha bisogno di essere salvato in questo regno, sì. Ok? Non quelli che sono comodi in questo regno. Perché molti, quando parliamo della salvezza, si chiedono sempre: ma salvati da cosa? Ma salvati da cosa? Se sei in quel spirito là, o non so, devi pregare, perché sei a rischio della distruzione, ok?
Perché come dice il fratello, il padre viene a salvare coloro che ne hanno bisogno di salvezza, coloro che si sono stufi, ok, di tutte le oppressioni di questo regno malvagio. Ok, il padre viene a salvare coloro che hanno gli occhi aperti ormai a vedere che qua è spazzatura, come dice il fratello. Se tu stai vedendo qua un pezzo di paradiso ancora, beato a te, ok? Ma sei pronto per la distruzione. Guai per te. Guai per te se vedi questo. Comunque tornando lì dove eravamo. A Daniele? Yes, sir. Daniele capitolo 5, versetto 4, dice: bevvero il vino e lodarono il... Versetto 3. Allora furono portati i vasi d'oro che erano stati presi nel tempio della casa di Dio che era in Gerusalemme. Che rappresentano i figli di Israele che sono stati portati in schiavitù, portati in varie parti del mondo, ok? Babilonia la Grande, America, Stati Uniti, i così chiamati figli di Israele, così chiamati negri, nativi americani, ok? Latini, hanno costruito quel paese là, ok? La Roma è stata costruita dai schiavi che hanno preso. Dei nostri fratelli, vai. Dice il re, i suoi grandi, le sue mogli e le sue concubine li usarono per bere. I suoi re, i principi, i suoi concubine li usavano per bere, come ci stanno usando tutto il mondo, ok? Veniamo in Italia, ok, ma tutti puliamo i cessi in Italia. Puliamo i cessi in Italia, ma tutte le altre nazioni che non fanno parte di Israele hanno i negozi e ci comandano. Sì, vedete arabi, elamiti, indiani stanno bene, sempre meglio di invece guardate Israele di... in ogni nazione che vai lì a pulire gli alberghi, a fare servizi di pulizia, il togliere peggio del peggio, lavare i piatti, questo è quelli dei nostri fratelli che fanno i super, non dico, ci sono alcuni fratelli che il padre li ha avuto questa misericordia dandogli un lavoro decente, ma ci sono altri tanti che si sono venduti l'anima per essere nelle posizioni dove sono. Ok? E noi non siamo pronti per vendere la nostra anima per nulla, perché è nulla alla fine, questo mondo non ha nulla da offrire. Okay? Sì, ma guai a loro, guai ai ricchi, perché sarà più difficile per loro. Primo Timoteo. Lasciare le loro ricchezze perché arriverà il giorno che o scegli il sistema della bestia e quindi prendi il suo marchio. Anzi, prendilo per piacere. O scegli il Signore Yahweh Bashem, Yahweh Shai in fede. Quindi. Primo Timoteo, le cose che non vediamo, che come dice la scrittura, le cose che vediamo sono per un tempo e le cose che non vediamo sono quelle eterne. Primo Timoteo 6, 17 a 19. Primo Timoteo capitolo 6, versetto 17. Ai ricchi in questo mondo ordino di non essere d'animo orgoglioso, di non riporre la loro speranza nelle incertezze delle ricchezze. E questo torna a quello che stavamo dicendo, coloro che si sentono, perché io non ho bisogno di salvezza. Coloro che si sentono comodi e tranquilli qui, ok? Non porre il tuo cuore sulla tua ricchezza, perché la tua ricchezza prima o poi sta per vaporizzare. Okay? La nostra ricchezza è il tesoro di Sione, Yahweh Bashem, Yahweh Shai. Il timore di Yahweh Bashem, Yahweh Shai, la nostra ricchezza. Le scritture lo dicono bene, che accumula la tua ricchezza dove i ladri non arrivano, ok? Accumula la tua ricchezza nei posti dove i ladri non arrivano, dove la corruzione... Di andare in giro con le ciabatte, è una cosa da donna di andare in giro con le ciabatte, le donne vanno in giro con le ciabatte, ok? Perché un uomo deve sempre stare lì pronto alla battaglia, alla guerra, ok? Bravo, è vero, da questo punto di vista sì. Un uomo è sempre pronto che se succede qualcosa deve prendere, deve correre, deve muoversi, deve agire. Invece se ci fai caso è nella natura della donna che si mette comoda sì. E va in giro in infradito. È vero, è vero. Questa è un'altra cultura che viene da Esau, Edom, ok? Nel modo di vestirsi dell'uomo. L'uomo è sempre stato un guerriero, la donna ha sempre avuto una figura a fianco di protezione. Adesso l'uomo, se arriva uno che ti ruba la borsa alla tua donna o fa qualcosa, come fai in giro a cogliere con le ciabatte dietro per prendere? No, l'uomo va a correre dalla donna, aiuto! Quindi quando uscite di casa, non uscite in ciabatte, in infradito, ok? Parlo agli uomini. Ah, quando sei al mare, ok, sei al mare... Vai in spiaggia, ok, ma quando uscite per le strade e per le vie, state sempre pronti, con un paio di calzari comodi per agire. Perché? Cioè, se volete stare freschi ci sono i sandali, il sandalo
ti prende, ti copre bene il tuo piede. Ma con l'infradito dove vai con l'infradito che ti scappa via l'infradito? Infatti non si sa mai quello che succederà. Certo, bisogna stare sempre pronti. Anzi, io vedo i fratelli che quando fanno lezione stanno con gli zaini addosso. Vero? Sì, sì. È vero. Tipo Abawan fa le lezioni sempre con il suo zaino. Sì, pronto! Beh, Nigeria è tutto... non sarebbe male fare un campo in Nigeria, sai? Questo è 1 Timoteo capitolo 6, versetto 17. Versetto: ai ricchi di questo mondo ordino di non essere d'animo orgoglioso, di non riporre la loro speranza nelle incertezze delle ricchezze. Le incertezze delle ricchezze, ok? Perché la ricchezza di questo regno è incerta, ok? È incerta. Le banche possono chiudere. Vedete quanto incerta è che oggi la valuta va su, domani la valuta va giù e tutto questo è incerta, ok? Sì, da un momento all'altro può cadere l'economia. Da un momento all'altro può cadere tutto, ok? Come state vedendo i Bitcoin, tutto era tutto, tutti hanno investito era adesso. 60.000, boom. Adesso 20.000. Ok? Cazzo. E questo è, queste sono ricchezze incerte, perché i soldi è un soldo finto, fiat, ok? Digitale addirittura. Adesso stiamo andando verso digitale, più che finto, vuol dire... più illusione. Illusione. È tutto un'illusione questo cazzo di ricchezze. Ricchezze incerte. Le vostre ricchezze sono delle illusioni. Can. Le vostre macchine sono illusioni perché ve la possono rubare in un attimo. La vostra casa è un'illusione perché ve la possono occupare in un attimo. Pensa che adesso si stanno spostando all'era di avere solamente macchine elettriche. E li hanno preparato apposta che tu in certi posti la macchina non va oltre, ok? E state a vedere. Illusioni, ricchezze illusionarie proprio. Dice: non di riporre la loro speranza nelle incertezze delle ricchezze, ma in Dio che ci fornisce abbondantemente di ogni cosa perché ne godiamo. E qua questo è un gran taglio a tutti questi ipocriti che ci sono. Dicono: oh, crediamo in Dio, anche i vostri politici per primo. Sono nel veloci. Nome di Dio. Sì, nel nome di Dio sono veloci a tirare fuori la Bibbia quando devono fare i giuramenti. Ok? E poi nella Bibbia c'è scritto di non giurare. Infatti, ma sono i primi a dirvi: dobbiamo credere nella generazione EU, questo, dobbiamo fare questo. No, questa gente non crede nel Padre Yahweh Shem Yahushai. Almeno possono credere in un Dio, ma non è quello della Bibbia. Ok? I pagani non credono a nulla. I pagani non credono a nulla, infatti. Beh. Chi crede negli altri dei e robe varie crede a nulla, perché la Bibbia te lo dice che il Dio delle nazioni è nulla. È nulla. E sono nulla a loro volta anche loro. Anche loro stessi sono nulla. Ma come anche noi saremmo nulla se non credessimo e non ci affidassimo al Signore Yahweh Hashem Yahweh Shai. E il Signore noi... Yahweh Hashem Yahweh Shai che ci esalta, che ci dà gloria, che ci aumenta. Can, infatti, vedi, questa verità ti porta ad essere umile. Che noi non crediamo di essere nessuno, siamo solamente strumenti nelle mani del Padre Yahweh Shem Yahushai. Noi non ci vantiamo chissà cosa. Se il mondo avesse questa conoscenza che noi abbiamo, saremmo in canale 5 ogni giorno. Saremmo in canale 5 ogni giorno. Ehi, professore, cosa dici di questa cosa qui? Cavolo, come mantieni questa roba qui? Sembra ancora nuovo. Dice: ma in Dio che ci fornisce abbondantemente di ogni cosa finché ne godiamo. Cane, Padre Yahweh Shem Yahushai è il nostro fornitore. Il Padre ci fornisce di tutto quello che abbiamo bisogno. Yahweh Shai disse ai suoi apostoli: non pensare a cosa mangerai domani, né cosa ti vestirai. Il Padre ne sa quello che hai bisogno prima di pensarlo. Cane. Ok? Ma arrivano questi tempi. Siamo nei tempi. Noi dobbiamo affidarci solo al Signore Yahweh Bash. Aspetta che adesso. Adesso stiamo entrando ancora in quel tempo molto molto delicato, di cui la sapienza e la parola la sarà la conoscenza, sarà la stabilità dei nostri tempi, ok? Perché sta arrivando la,
la siccità è iniziata già, la carestia sta arrivando alla grande e tutto è tutto programmato stiamo per farvi, sì, stiamo entrando proprio in quel momento di angoscia 2.5, ok? Ed è tutto fabbricato bene che porta al marchio di quella cosa là, ok? Perché loro lo fanno apposta, bruciano i centri di cibo e tutte queste cose qui per creare una sorta di fame, così tu puoi dipendere da loro 100%. Hai capito? E sono coloro che dipenderanno al padre Yahweh Hashem Yahushai, prima in tutto sono coloro che conoscono il suo nome, ok? E tutto il resto cosa faranno? Dipenderanno dai poteri che ci sono, i governi. E ecco perché, vedi, questa scrittura, se lo vuoi leggere ancora, è molto importante questo punto qui. Dice: ai ricchi di questo mondo ordino di non essere d'animo orgogliosi, di non riporre la loro speranza nell'incertezza delle ricchezze, ma in Dio che ci fornisce abbondantemente in ogni cosa perché ne godiamo. Dice che in Padre Yahweh Hashem Yahushai che ci fornisce abbondantemente. Allora ditemi, come fate, ok? Come fate a dare tutta la fiducia al Padre quando non c'è acqua, quando non c'è cibo, quando non c'è niente, ok? Quando vai nei supermercati e sui scaffali trovi solamente fazzoletti, ok? Cosa farai? E ecco perché bisogna cercare il Padre mentre lo si può ancora trovare. Attraverso la fede si agisce così. Sappiamo che il Padre ha fatto vari miracoli nei deserti dove non ci sono, ci ha fatto avere, ok? Cibo, allora, acqua. Cibo, acqua e tutto. Ha fatto venire fuori acqua dalla roccia. Can. Ci ha mandato le quaglie, ha mandato la manna dal cielo, il cibo degli angeli. Can. Sappiamo che quei miracoli sono ancora disponibili ai nostri tempi. Vedremo quei Can. Miracoli in quei tempi lì. Can. E coloro che non conoscono il Padre, cosa faranno? Si affideranno al potere che ci sono e prenderanno ai poteri che vedono davanti ai loro occhi. E là sta la fede è credere in ciò che non vediamo, mentre la gente carnale crederà e sceglierà, perché non c'è nulla da fare. Arrivano i tempi, ci siamo nei tempi, siamo vicini, che con questa carestia che sta arrivando, con l'oppressione che sta arrivando, che o scegli la strada, a parte noi non scegliamo niente, il Signore Yahweh Baal Hashem Yahweh Shai che dirige l'uomo. Noi vedremo gente che o va dalla parte di Esau, Edom, la bestia, coloro che governano questo mondo, che prenderanno il marchio di questo mondo qua perché vorranno mangiare, perché non vorranno rinunciare al loro comfort, perché non vorranno rinunciare alla loro vita. Anzi, puoi leggerlo per piacere, 13, 16, poi dopo torniamo. Quale? Apocalisse 13, 16. Non chiudere questo. Okay. Questo è Apocalisse capitolo 13 versetto 16, che dice: inoltre obbligò tutti. Chi obbligò tutti? La bestia, il sistema governativo, ok? Dice: obbligò tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi, a farsi mettere un marchio sulla mano destra o sulla fronte. Nessuno poteva comprare o vendere se non portava il marchio, cioè il nome della bestia o il numero che corrisponde al suo nome. Di questo stiamo parlando, del marchio. Marchio nel greco, caragma. Cos'è un'incisione? Qual è l'incisione? È il microchip. Arrivano i tempi dove dovete scegliere, dove vi metteranno alla stretta, alla corda. Ci sarà carestia, il cibo ce l'avranno tutto loro. Se volete mangiare, bere, vendere, comprare, andare avanti con le vostre vite, dovete inchinarvi alla bestia, ok? E cosa dice il Signore Yahweh Shai, colui che il mondo dall'ignoranza chiama con il nome falso di Gesù Cristo? Dice: chiunque vorrà avere la salva alla propria vita la perderà, ma chiunque sarà pronto a perderla la troverà. Ok? E qua arrivano i giorni di questa prova. Ok? E poi comunque c'è chi dice che non è il microchip, non è questo, perché non ci fanno prendere, perché parla della mano destra o chissà cosa. Ma può essere mano destra, sinistra. Non importa, perché se tu vai sulla spalla. Se tu prendi il capitolo dopo, versetto 9, okay. Versetto 9, cosa dice? Dice: seguì un terzo angelo. Apocalisse capitolo 14, versetto 9, dice: seguì un terzo angelo dicendo a gran voce: chiunque adora la bestia e la sua immagine
e ne prende il marchio sulla fronte o sulla mano. Sulla mano, non dice sulla mano destra o sinistra. Vedete? Dice sulla mano, non importa che mano. Ok? Perciò, perché sai, la gente è sempre pronta a voler difendere le pazzie, le stupidaggini, i tecnicismi. Qui non parla di mano destra, cosa è... Se vogliamo fare i tecnici. Dunque, questo torna nel libro che stavamo leggendo prima, il libro di Timoteo, ok? Di non affidarsi alle ricchezze del mondo e noi ci affideremo nel padre Yahweh Shemeshai, perché conosciamo la sua natura. E come fai a conoscere la natura del padre quando non apri il suo libro per conoscerlo? Qui conoscerai il padre, la sua biografia, ok? Tutta la sua natura, tutte le cose che hai la bisogno di sapere, il carattere è scritto qui dentro. È il suo mistero, il suo disegno, quello che il Signore Yahweh Hashem Yahweh Shai ha dato ai suoi servi profeti affinché ci l'avvertissero. E noi che abbiamo imparato dai suoi servi, i suoi profeti, gli anziani, gli apostoli della Gran Pietramolino, Great New Stone, che il Signore benedica a tutti gli anziani, agli apostoli, ai profeti, ai servi del Signore Yahweh Hashem Yahweh Shai, come dice, umiltà. È primo Timoteo capitolo 5 versetto 17, okay, che dice doppi onori agli apostoli che hanno condotto bene, ok? Questi uomini hanno condotto bene questa cosa, grazie al padre Yahweh Hashem Yahweh Shai per averci dato dei dirigenti così finché ad affici avere questa verità. Perché senza verità, questa verità, man, io non so cosa dirvi, noi siamo dei... non ci sono parole per descrivere cosa siamo. Ossa secca. Polvere. Ok? Almeno questa verità ci ha dato forma, ok? Come dice il libro di Ezechiele, ha iniziato a mettere sulla carne e sulle ossa. Bravo, ha iniziato a mettere sulla carne le ossa, ok? Allora torniamo in Daniele, chiudiamo Daniele. È lunga chiudere Daniele. No, non chiudiamo tutto. Perché dici salto direttamente a Tekel? Sì. Se vuoi leggere un po'. Perché guarda. Sì, vai a Tekel, sì. Abbiamo tirato già tutto quello che. Vai a Tekel. Questo è Daniele 5:25 che dice, ecco. La parola, ecco le parole allora, che sono state scritte. Vi ricordo che abbiamo appena letto, ok, tutte le tecnicità, ok, spirituali che ci sono in questa storia qui. Che questi poteri che ci sono oggi, che rappresentano i re di Babilonia, hanno preso i veri figli di Israele, che sono i così chiamati negri, nativi americani e latini per la maggior parte del numero, e abbiamo israeliti sparsi in tutti i paesi del mondo che possono assomigliare i paesi dove si trovano, ok? Quindi questi ci hanno portato via, ok? Hanno fatto tutto quello che hanno voluto con noi, ma arriva il giudizio e c'è un tempo che il padre ha stabilito che questa cosa succeda, ma non succederà per sempre. E quel tempo siamo arrivati, perché ci è stato dato anche una misura per misurare questi tempi qui, e quella misura, i segnali. Questa misura sono le profezie, ok? E i segnali che il Signore Yahweh Shai. Il metro dei profeti sono le profezie. Le scritture. Questa è la nostra unità di misura. Unità di misura. Questo è Daniele capitolo 5, versetto 4, bevvero il vino e lodarono gli dei d'oro, d'argento, di bronzo, di ferro, di legno e di pietra. Adorano i dei di oro, come questo mondo qui. Se andate sulla cantina della regina di Inghilterra, c'ha più oro che non potete mai neanche immaginare. C'ha di quel oro che voi non potete immaginare. Tutte le miniere che si trovano al mondo. La mia madre mi ha mandato un video tempo fa e mi diceva come hanno scoperto questa miniera in Nigeria, in un villaggio. Ha fatto vedere il video, adesso dopo se trovo il video ce lo faccio vedere. Lì c'era eccesso di oro che gli conveneva creare i macchinari con oro che ferro. Hai capito? Gli conveneva perché c'era un eccesso. E immagina cosa succede lì. Arrivano questi aerei, hanno fatto tutto apposta, arrivano questi aerei privati,
questi elicotteri privati in mezzo a nulla, ok? Ed è tutto, è tutto proprietà della regina d'Inghilterra, ok? È tutto la proprietà della regina d'Inghilterra. E come tante altre miniere del mondo, questa gente, il loro dio, il loro vero dio è oro, ok? Il loro vero dio è oro, mettiamolo così, ok? Come il nome del figlio di Esau, Elifaz, Alafaz, Alafazo, ok? Dice che oro è dio, ok? Pensa che nel libro che ho letto della brevissima relazione della distruzione delle Indie, i fratelli del Regno del Nord, quando arrivavano i cristiani, pensando che il loro fosse il loro dio, presero loro e dice facciamo un ballo davanti a loro e chiediamo al loro dio di non ucciderci, di non sterminarci, perché loro credevano che il dio dei cristiani fosse loro, perché i cristiani per loro hanno ucciso milioni e milioni e milioni di persone. Questa è storia, ok? Storia raccontata, documentata, che questi cristiani nel nome di Gesù Cristo e nel nome delle loro madonne sono andati a sterminare popoli, milioni e milioni di persone per loro, fino al punto da far credere a queste persone che il loro dio fosse loro. Ti do un precetto veloce. Questa è il dio di queste religioni, ok? Il dio denaro. Come dice il Signore Yahweh Shai, non puoi servire due padroni, Yahweh Bashem, Yahweh Shai e Mammona, perché finiresti per odiare uno, servire uno e disprezzare l'altro, ok? Per questo arriva, come a voi ricchi oggi, arriva il tempo dove dobbiamo fare, dove saremo costretti a fare la scelta tra le ricchezze fisiche, le ricchezze materiali che vediamo, o se lasciare tutto quello che abbiamo, nella fede e nella speranza che il Signore Yahweh Bashem Yahweh Shai provveda alle nostre necessità, come Egli stesso ha promesso, come Egli stesso ha profetizzato per mezzo del profeta Isaia, capitolo 66 e 65, versetto 13, i miei servi mangeranno, i miei servi berranno. Sta qua la prova della fede. E arriva quel tempo dove ci sarà questa scelta. E per aggiungere a quello che diceva il fratello, così chiamato l'uomo bianco ha rubato, ha distrutto, ha fatto tutte queste cose, qui il libro di Giovanni 10:10 vi dice che il ladro viene a rubare, uccidere e distruggere, e questo è il coso del diavolo, questa è una caratteristica del diavolo, per farvi capire chi è il diavolo. E così chiamato l'uomo bianco ha fatto solamente la volontà di Satana, uccidere, distruggere e rubare, okay? E questa è la loro natura, ok? Questa è la loro natura. Daniele capitolo 5 versetto 5 dice: in quel momento apparvero le dita di una mano d'uomo che si misero a scrivere di fronte al candeliere sull'intonaco della parete del palazzo reale. Il re vide quel pezzo di mano che scriveva. Allora il re cambiò colore e i suoi pensieri lo spaventarono. Le giunture dei suoi fianchi si rilassarono e le sue ginocchia cominciarono a sbattere l'una contro l'altra. E questo dito che scrive sul muro rappresenta i profeti del padre Yahweh Shem Yahweh Shai. Noi in questo momento stiamo scrivendo sul muro, ok? Con questi video qui stiamo facendo tremare i poteri che ci sono. Ecco perché cercano di nominarci diverse cose, cercano di creare una legge per tagliarci fuori, perché loro stanno tremando, anche se non sembra. Se loro non temano, perché devono tagliarci i video da YouTube? Potrebbero essere indifferenti. Potrebbero essere indifferenti. Se a loro non fa nessun effetto, perché devono cercare queste leggi, queste forme per farci tacere? Ok? Perché devono venire con come si chiama, con informazioni ingiusti, tutte queste cose calunnie. Qui? Calunnie. Ok? C'è un precetto che voglio tirare fuori. Can, libro di Isaia 13:2, per piacere.
13, leggi da 1. Leggi da versetto 1. Isaia, capitolo 13, versetto 1. Oracolo contro Babilonia, rivelato a Isaia, figlio di Amoz. Sopra un nudo monte innalzate un vessillo, chiamateli a gran voce, fate segno con la mano ed entrino nelle porte dei principi. Ed è quello che stiamo facendo. Abbiamo alzato la nostra voce e siamo entrati nelle porte dei principi, che sono i governatori di questo mondo qui. Se lo vuoi o non lo vuoi, loro sanno di noi, sanno chi siamo, perché siamo un gran problema per loro, e loro sanno. Sopra un nudo monte, cos'è un monte? È un regno? Regno. Nudo, cos'è? Nudo perché l'abbiamo spogliato, abbiamo svelato l'identità di questi diavoli, ok? Questi edomiti, autoproclamati uomini bianchi, diavoli di questa terra. Li abbiamo attraverso le scritture, il Signore Yahweh Hashem, Yahweh Shai, attraverso i suoi profeti, li sta denunciando. Come? Innalzate un vessillo. Quale vessillo? Vessillo è una bandiera. Qual è la bandiera? È la Bibbia. Attraverso le sacre scritture li stiamo denunciando, li stiamo smascherando e li stiamo condannando. Geremia 49:10. Questo è Geremia capitolo 49, versetto 10, che dice: poiché io spoglierò Esaù, scoprirò i suoi nascondigli ed egli non si potrà più nascondere. La sua prole, i suoi fratelli, i suoi vicini saranno distrutti ed egli non sarà più. Ed è quello che sta facendo il padre. Il padre sta spogliando Esaù, che è i poteri che ci sono oggi. I loro segreti, il più stupido del mondo sa che i poteri che ci sono adorano Satana. Il più stupido conosce gli Illuminati. Il più stupido che c'è, il più minimo stupido che c'è al mondo sa qualcosa riguardo ai loro segreti. Come è successo tutta questa roba qui? Tenevano segreti sulle isole private, dove i giornalisti non arrivavano, dove nessuno può sapere. Ok? Hanno delle città, sotto intere città, dove tengono i loro riunioni nascosto. Hanno appena fatto una riunione a Davos dove nessuno poteva entrare. Ok? Ma come mai i loro segreti è venuto fuori così? Basta andare su YouTube, su BitChute, su Odyssey e vedi i loro segreti. La pizza, cosa là? Pizza... Non dirlo, se no ti tagliano. Okay. Questo è Isaia capitolo 25, versetto 7. Distruggerà su quel monte il velo che copre la faccia di tutti i popoli e la coperta stesa su tutte le nazioni. Perché questo uomo, per mantenere il suo regno, ha dovuto fare incantesimi, sottileggi, ok? Chiudere, mettere un velo davanti agli occhi di tutti. E questo velo può anche rappresentare il nome falso che ha dato a tutti questi paesi e delle nazioni, ok? Che ha tolto i confini, che è un abominio che il padre dice di non fare. Ha tolto confini, ha cambiato nome di tutti i paesi, ha rinominato tutti i paesi. Ok, questo è un velo che ha messo, così c'è confusione. Così la gente non sa chi è chi. E le 12 tribù di Israele non sanno più chi sono. Hai capito? Come alla tribù di Naftali, le ha divisi, ha dato nome di Argentina e Cile a queste nazioni. E le ha divisi sotto questo nome qua, perché attraverso questo strumento dividono, ok? Che cazzo vuol dire Nigeria? Che cazzo vuol dire Ghana? Che cazzo vuol dire Kosovo, Albania? Non vi fa ridere che Kosovo e Albania Italia, sono due paesi e sono stessa gente? Non vi fa ridere? Non vi fa ridere che i svedesi e i finlandesi, norvegesi sono tre paesi separati ma stessa gente? Stessa gente, bravo. Invece attraverso le sacre scritture il Signore ha svelato tutti la vera identità segreti di questa gente. Ok? Sono 18 le nazioni bibliche e ogni uomo su questo pianeta risale a una delle 18 nazioni bibliche. E noi alle 12 tribù del popolo di Israele che compongono la nazione di Israele siamo ad annunciare il vero Signore, il Dio vivente della Bibbia, Yahweh Bashem, Yahweh Shai, Yahweh colui che salva e suo figlio Yahweh Shai, colui che Yahweh colui che esiste e suo figlio Yahweh Shai colui che salva.
chiamandoli al pentimento, al ravvedimento, cioè conoscere i propri errori e correggersi, e al convertimento, cioè tornare indietro a servire il Dio della Bibbia, perché un giudizio terribile sta per venire sul pianeta, ok? Giudizio, morte e distruzione sta per venire per coloro che non si ravvedono. Questo è il messaggio che il Signore Yahweh Ba'ashem, Yahweh Shai, ci ha mandato a portare. Chiamare il popolo di Israele al ravvedimento, al pentimento, al ravvedimento, e invece alle altre nazioni annunciargli giudizio, morte e distruzione. Nessuna salvezza per le altre nazioni. Giudizio, morte e distruzione. Perché il Signore Yahweh Ba'ashem, Yahweh Shai, non ha a cura delle altre nazioni. Quello che importa al Signore sono solo i suoi eletti, coloro che ascoltano la sua parola, coloro che riconoscono, che ascoltano il Vangelo. A loro interessa, il Signore ha interesse di coloro al quale interessa, hanno interesse verso il Signore. Per questo il Signore dice: a chi mi cercherà con tutto il suo cuore, con tutta la sua anima e con tutte le sue forze, io mi lascerò trovare. Ma a me non mi sembra che qua la gente stia cercando il Signore. A me mi pare che qua la gente sta cercando di soddisfare i propri desideri carnali, di soddisfare la propria concupiscenza, i propri desideri personali, a me sembra. Non mi sembra che qua hanno desiderio di cercare di servire il Signore. No, vogliono servire la bestia. Beh, ti do un precetto veloce, dove dice: la luce è venuta nel mondo, ma la gente ha preferito le tenebre, perché faceva vedere i loro fatti cattivi. Questo è Giovanni capitolo 3 versetto 17. Infatti Dio non ha mandato suo figlio nel... versetto 19. Il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce perché le loro opere erano malvagie. Questo, chi non vuole ascoltare questa parola, è perché le vostre opere sono malvagie, perché fate la volontà di vostro papà Esau, Edom, il diavolo di questa terra. E allo stesso modo come sarà distrutto il vostro papà spirituale, Esau, Edom, sarete distrutti voi allo stesso modo. Isaia capitolo 13 versetto 2 dice: sopra un nudo monte innalzate un vessillo, chiamateli a gran voce, fatele segno con la mano ed entrino nelle porte dei principi. Questo è quello che facciamo segno con la mano. Vi annunciamo giudizio, morte e distruzione nel nome del Signore Yahweh Ba'ashem, Yahweh Shai, colui del quale tanto non vi siete interessati, colui del quale tanto non avete ascoltato la sua voce. Abbandonato. Can, avete abbandonato per servire la creatura e non il creatore. Signore Yahweh Ba'ashem, Yahweh Shai, presto mostrerà il suo potere, ma lo mostrerà con i suoi giudizi. Con la spada, la fame, la morte e la distruzione. Questi sono i giudizi che il Signore Yahweh Ba'ashem, Yahweh Shai, viene a portare. Su chi? Voglio leggere. Coloro che non entreranno nel regno. Ah, che dice che né fornicatore, né Primo Corinzi 6:9. Questo è Primo Corinzi capitolo 6 versetto 9, dice: non sapete che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non vi illudete, né fornicatori, né idolatri, né adulteri, né effeminati, né sodomiti, è un sodomita che lo prende nel culo, né ladri, né avari, né ubriachi, né oltreggiatori, né rapinatori erediteranno il regno di Dio? E tali eravate anche voi. Ma siete stati lavati, siete stati santificati come? Attraverso la parola. Tali eravamo noi, prima di entrare in questa verità qui. Eravamo in quella lista. Ma attraverso queste parole siamo stati santificati, siamo stati lavati con l'acqua di queste parole qui. E quello è il vero battesimo di cui si parla. Okay? Siamo stati santificati e messi a parte, fuori dalla distruzione che arriva. Dice: né fornicatori, idolatri. Cioè andare dietro alle cose fatte da mano d'uomo, come il Cesare Borgia, Gesù Cristo, le Madonne, tutti i falsi santi che vi danno le religioni, le chiese, i Buddha, tutte queste cazzate qua. Adulteri, andare con le donne del prossimo, effeminati, sodomiti, né ladri, avari, ubriaconi, né oltraggiatori, rapitanatori, erediteranno il regno di Dio. Ma sai cosa? Il problema è che ci sono tanti incantesimi e la gente non
riesce a vedere la fine di questo regno qui. La gente non riesce a vedere. Solamente coloro che camminano attraverso lo Spirito riescono a vedere che questo posto è pronto per essere tutto distrutto. Prima che inizia un regno di pace ci deve essere un ripristino, ok? Il Padre sta per ripristinare tutto, distruggere questo posto qui. Sta arrivando distruzione in questo posto qui e nessuno potrà fermarlo. Questo è Genesi capitolo 6 versetto 5. Il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che il loro cuore concepiva soltanto disegni malvagi in ogni tempo. Ed è quello che stiamo vivendo al giorno d'oggi. È vero. È quello che stiamo parlando adesso. Perché il cuore della gente ormai non riesce a distinguere più tra il bene e il male. Il tizio all'inizio voleva ascoltare, ma vedete, questa verità è una spada a doppio taglio. Lui aveva la risla sulla mano, pronta a girarsi qualcosa da fumare, ma mentre la parola lo punge, dice no. La luce è venuta nel mondo, ma la gente ha voluto le tenebre. Perché le loro erano malvagie. Infatti, quando è che ha detto non è vero? Quando abbiamo detto che il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che il loro cuore concepiva soltanto disegni malvagi in ogni tempo. Se non riuscite a vedere la malvagità, è perché malvagi siete voi. Quando l'esempio è quando voi non riuscite a sentire la puzza di sudore di qualcuno è perché puzzate voi di sudore. Se non riuscite a sentire la puzza di merda è perché voi puzzate di merda. Se non riuscite a vedere che questo mondo è malvagio è perché voi siete malvagi. E se non riuscite a vedere la distruzione è perché sarete distrutti. E se non riuscite a vedere la salvezza è perché non sarete salvati. Non c'è viceversa, come dice il fratello. Se non riuscite a vedere queste cose qui è perché siete proprio pronti per la distruzione che arriva, ok? E chi da casa magari che guarda e sinceramente non vede queste cose qui, ma vuole vederle, vuole credere a queste cose qui, come dice il libro di Giacomo 1:5, pregate al Padre Yahweh Shai affinché possa aprirvi gli occhi, ok? Come i padri, come profeta Elia ha pregato per il servo che stava con lui e diceva Eliseo, e diceva padre apri occhio a questo giovane qui che veda, perché ci vuole lo spirito per vedere, gli occhi carnali non vedono un tubo, ok? È lo spirito quello che vi rivela, come quando Yahweh Shai chiese ai suoi apostoli che pensassero che lui fosse. E Pietro gli disse, tu sei il Messia, sei il figlio del Signore. E Yahweh Shai disse, bravo Pietro, non è la carne che te l'ha rivelato, ma è lo spirito. Ok? Perché Pietro aveva gli occhi spirituali aperti. Ok? Sai che il giudizio sta per arrivare? Sei pronto a pentirti? Sì. E come sei pronto a pentirti? Pronto, cioè. Io sono pronto e basta. Stai qua dietro. Da dove vieni tu? Senegal. Senegalesi? Tu sai che la Bibbia parla di un popolo. Davvero? Sì. Tu credi alla Bibbia? Io sono musulmano. Sei musulmano? Sì. Conosci la storia di Islam però? Sì. Tu sai che l'Islam è venuto fuori dal cristianesimo? Lo so. Lo sai? Sì. E sai che entrambe le religioni non sono sbagliate? Si portano solamente nella via sviata. E sai, faccio una domanda, tu sei Islam, no? Dici, ma qual è la differenza tra te e un cristiano? Allora, cristiano? No, dico adesso, a comportarvi, fumate, bevete, andate a donne, no? Sì. Fate le stesse cose, servite Dio praticamente, allora, ognuno a modo suo. In realtà, noi musulmani, fino al matrimonio dobbiamo stare vergini. Poi, religione, come si chiama, cristiana? Non credo che fino al matrimonio devo stare vergine, non c'è scritto sulla Bibbia, non credo che ci sia scritto quello. No. Quello sono le cose diverse. È perché, poi, ti dico, prima che vai oltre, perché devi capire che il matrimonio, che cosa consuma un matrimonio, che cosa rende qualcosa un matrimonio? L'atto di sesso, il rapporto. E devi capire che nell'antichità c'erano modi di fare cose e questo adesso, i tempi sono cambiati. Nell'antichità, quando vai a letto con una donna, te la sei sposato, hai capito? Sì, questa è la storia. Quello è vero. Ma tu continua col discorso che stavo sentendo. No, ma a me la cosa mi viene da pensare, ma
hai mai provato a chiedere a un arabo se tu puoi sposare una sua figlia, lui che cosa ti dice? Se ti dice no, i negri, no? Probabile, no? Oh, Didi! È probabile. Continua con questo. Questo è quello che non riuscite a vedere oltre i vostri occhi, perché non riuscite a vedere che le religioni come il cristianesimo e come l'islam sono religioni che vi continua tengono in catena. Continua a leggere, che... sentiamo. È importante essere. Ti leggo io qualcosa, ti leggo. Questo è Deuteronomio capitolo 28, versetto 64. Il Signore, Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai, si disperderà fra tutti i popoli, da un'estremità della terra fino all'altra, e là servirai altri dei che né tu né i tuoi padri avete mai conosciuto, il legno e la pietra. Khan, allora, il fratello dice, questa è la maledizione che cadranno sui figli proprio del padre, che sono gli israeliti, ok? Dice che saranno sparsi in varie parti del mondo, che saranno portati via schiavitù. Schiavitù? Sì, saranno portati via schiavitù, dove salveranno altri dei, Dio di legna e Dio di pietra, ok? E tu devi capire che questi figli di Israele, questa è una cosa per conoscere chi sono. Chi sono gli unici che sono stati portati sulla barca come schiavi in tutto il mondo? Chi? Sono i così chiamati negri, ok? I così chiamati negri sono stati portati sulla barca, ok, in schiavitù, in America, in varie parti del mondo. Quello che tu non sai, che ti definisci senegalese, che uno, il Senegal non è una nazione che il Signore ha creato, il Senegal l'hanno creata gli uomini. E prima di essere Senegal o Nigeria o Ghana, voi che abitate l'Ovest Africa, ma stai riprendendo? Sì, sì. E non riprendere a me. No, non sei autorizzato a riprendere. Ma non sei autorizzato a riprendere? Non sono qua a fare uno show per te. No, che riprendi, lo so, okay? Lo so, ma secondo me è importante il discorso. Se è importante il discorso, ascolta, non farlo. Ascolta. Lascia perdere, non ascolta. Se vai, vuoi vai. Vedere il video, noi stiamo registrando il video. No. Volevo mandare ai miei amici. Se tu vuoi vedere il video, abbiamo un canale YouTube dove puoi andare. Se Dio esistesse, gli ebrei non sarebbero morti. Come? Se Dio esistesse, gli ebrei non sarebbero morti. Gli ebrei? Non sarebbero morti perché Dio vuole bene, no? Secondo te chi sono gli ebrei? Sono persone normali. Chi sono? Persone. prendi Osea 8, 4, la parola di sapienza. Questo è Osea capitolo 4, versetto 6. Il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. Perché tu hai rifiutato la conoscenza, anch'io ti rifiuterò di averti come mio sacerdote. Vedi, perché tu hai dimenticato la legge del tuo Dio, anch'io dimenticherò i tuoi figli. Vedi, questo, la Bibbia dice che per mancanza di sapienza il suo popolo perisce. E tu, cosa state facendo vedere adesso? È che vi manca la sapienza, ok? Tu che prendi la sigaretta in bocca, questa è mancanza di sapienza, perché se tu... Forse così, se capisci cosa significa la sapienza, la sigaretta non la fumeresti. Su quella sigaretta che stai fumando sono più di 500 tossine che ti fanno male, hai capito? Questa poi, è sapienza. Poi dopo non piangere se vi viene un tumore o un cancro, che nessuno ha pietà di uno che ha fatto lo stupido con il serpente ed è stato morso. Hai capito? Un incantatore di serpente, quando viene morso da serpente, ok? Lo ha cercato. Vedi, se tu intanto queste cose qui non riesci a capirlo, è inutile che andiamo... Tu da dove vieni? Congo. Cavolo, io vi dico una cosa basta. No, io vi dico una cosa e basta. Ok? Anche tu, non si sa mai, perché tu esci con i così chiamati negri. C'è la probabilità che anche tu hai lo spirito di Jake. Allora... La Bibbia parla di un popolo, anche il Corano. Tu dici che sei musulmano. Se tu prendi il libro di Surah, capitolo 2, versetto 122, sul Corano, ok? Dice, parla di un popolo. Okay? L'unico popolo che sarà salvato. Dice, l'unico popolo. Ma è l'unico popolo che sarà salvato. Israele, ok? Perché il Padre ha creato tutte le nazioni e ha scelto un popolo. E la cosa che voi non sapete... Volete ascoltare? La cosa che voi non sapete è che i figli di Israele sono i così chiamati negri, latini e nativi americani. I veri ebrei della Questi Bibbia. Questi sono i veri ebrei della Bibbia. Vi chiamate senegalesi, congolesi, ma non sapete sono che siete israeliti. Sono nomi che sono stati dati dopo la schiavitù.
E sappiate che giudizio, morte e distruzione sta arrivando se non vi pentite. Ah, questa è la natura del nostro popolo. Il nostro popolo non capisce proprio. Il nostro popolo è il popolo ancora più perso. Tu cerchi di insegnarlo, ma cerca di fare video per presentare qualche beffa ai suoi amici o chissà cosa. Sì. Questa è la natura del nostro popolo. È un popolo irrecuperabile. Prendiamo il libro di Isaia, leggi questo qua e poi Isaia 1 e 3. Okay. Geremia 4, capitolo 4, versetto 22, dice: veramente il mio popolo è stolto, non mi conosce. Sono figli insensati, non hanno intelligenza. Sono saggi per fare il male, ma il bene non lo sanno fare. È un popolo stolto, figli insensati, ok? Questi sono figli che, anche quando gli dici cose con le sapienze, diciamo che i figli di Israele sono più vittime, ok? Sono più vittime delle stregonerie e sottileggi del mondo. Perché la Bibbia ci fa sapere anche nel libro di Luca che i figli di questo mondo sono più saggi dei figli della luce. Ok? E i figli della luce che rappresentano i figli di Israele sono proprio stolti e stupidi, irrecuperabili. Un edomita lo puoi dire che tu sai che i figli di... Se leggevi questo versetto, Deuteronomio 24, 28, 68, se lo leggevi a un edomita, lui poteva anche arrivarci e ragionare che cosa vuoi dire che quelli che sono stati portati in schiavitù sono i figli di Israele. Ma ai nostri, che sono i figli di Israele, così chiamati negri, nativi latini, sono i peggiori. Non li puoi recuperare. Ecco perché il padre dice nel libro di Isaia 1:3, il bue e l'asino conoscono la casa del nostro maestro, conoscono il nostro maestro. Vai. Isaia capitolo 1, versetto 3, il bue conosce il suo possessore e l'asino la greppia del suo padrone. Ma Israele non ha conoscenza, il mio popolo non ha discernimento. Can, i figli di Israele credono che i loro possessori sono i così chiamati uomini bianchi, che li ha portati in schiavitù, li ha cambiato nome, come abbiamo detto oggi. Il loro papà è il diavolo. Il loro papà è il diavolo. A loro non presentarli mai Yahweh Shai, devi presentarli Gesù Cristo, Cesare, che è Borgia. Cesare Borgia. Bravo, presentali e... Cesare Borgia e ti fanno tutto il servizio, ti fanno. Si inchinano. Infatti non sono più buoni a nulla, come dice il Signore Yahweh Shai. Ecco perché, vedi, il padre quando dice qualcosa, se il padre ti apre gli occhi e ti fa vedere proprio il significato di quella cosa qua, rimarrai, non lo so, non ci sono parole. È come quando si parla dei malvagi, se il padre ti aprisse gli occhi e ti fa vedere proprio la natura di questi malvagi, le cose che fanno in segreto, tu non dormirai, non sarai più la stessa persona. Non sarai più la stessa persona. E la stessa cosa rappresenta per Israele. Il padre dice che sterminerà i malvagi. Tutto per un motivo che magari il tuo cervello non arriva adesso. Ma quando arriverà, stia sicuro che tu non sarai più la stessa persona che sei. Il padre dice che due terzi del suo popolo sarà sterminato. Ok? Perché? Tu perché? Perché te lo leggo, Agia. Dice Matteo capitolo 5, versetto 13. Voi siete il sale della terra? Ma se il sale diventa insipido, e qua avevamo israeliti... Sale insipido. Cazzo. No, insipido, proprio che faceva proprio schifo. Ok? Dice, se il sale diventa insipido, con che cosa lo si salerà? Con che cosa gli diamo sapore se non sono più salati, se non hanno più sapienza, conoscenza, lo intendimento? Fuori. Non hanno niente. Dice, non è più buono a nulla se non a essere gettato via e calpestato dagli uomini. Can. Ed è questo che sta arrivando. È per questo che poi due terzi della casa di Israele sono destinati alla distruzione. Perché sono buoni a nulla. Sono buoni a nulla. Ok? È come avere delle cose che non ti servono, che non sei. Prima o poi arriva il giorno, se tu hai troppa roba in casa che non ti servono, arriva il giorno che farai la pulizia e li butti fuori quello che non ti serve. Li butti per strada. Vero o no? Quindi i nostri fratelli sono presi male. Infatti la cosa che gli ho detto, tu se ti dici musulmano però ti comporti alla stessa maniera di un cristiano. Perché questo fanno gli israeliti. Gli israeliti si comportano
né come musulmani né come cristiani si comportano come gli ha insegnato Esaù, Edom, attraverso le loro stregonerie, attraverso i loro incantesimi, attraverso i loro sortileggi. E quindi cosa accade? Perché perdono il sale? Questo è Secondo Re, capitolo 17, versetto 7. Dice: questo avvenne perché i figli di Israele avevano peccato contro il Signore loro Dio, che li aveva fatti uscire dal paese d'Egitto, sottraendoli al potere del Faraone, re d'Egitto, e avevano adorato altri dei. Essi avevano imitato i costumi delle nazioni che il Signore Yahweh Bashem, Yahweh Shai, aveva cacciate davanti a loro e a quelli che i re di Israele avevano introdotti. Come perde il sale il popolo di Israele? Imitando i costumi delle altre nazioni. Infatti non c'è nessuna differenza, queste religioni di oggi, ah io sono musulmano, io sono cristiano, io sono testimone di Gesù, alla fine fate cagare tutti quanti allo stesso modo, siete tutti quanti uguali siete, non cambiate di una virgola nessuno l'uno dall'altro, ok? Perché alla fine quando verranno i momenti di carestia, di fame, di oppressione e di sofferenza, vi affiderete al diavolo, a Esaù cazzo, non vi affiderete al Signore, qualsiasi sia la vostra religione, andate dal cazzo di uomo bianco andate, ok? Andate dagli Edomiti, dall'uomo bianco a chiedere cibo e acqua, non il Signore. E questa è la differenza delle religioni tra essere carnale e spirituale, ok? Le religioni sono carnali, le religioni non sono bibliche. Le religioni vengono dal diavolo e al diavolo vi porteranno quando avete bisogno. Infatti per svegliare da tutti questi incantesimi, davvero, ci vuole lo spirito del Padre. Solo il Signore Yahweh Shai. Solo il Signore Yahweh Shai, perché anche noi stessi eravamo peggio di questa gente qui. C'era il Jack giovane là, aveva tutta la labbra assolutamente nera dal fumo che faceva. E anch'io ero così una volta. Ma Kalala Yahweh Shai mi ha invece tirato fuori da questo po', da questa situazione. Ci ha liberato. Dalle catene. E vedete, qualunque verità che non ti libera non è una verità. Ok? Qualunque verità che non ti libera non è una verità. Perché questi ragazzi credevano di avere la verità in qualche maniera. Ok? Chi è cristiano crede di avere la verità. Chi è musulmano crede di avere la verità. Ma se sei schiavo a questa verità, se non ti libera, vuol dire che non è una verità. E l'unica verità che ti può davvero liberare dalle catene di questo mondo è questa verità qui. Yahweh Bashem Yahushai che insegniamo. Ok? Tira fuori il precetto e chiudiamo questo campo. Se posso, non mi piace. Ah, sì? Sì. Cazzo, sì, 2 ore fermati, nessuno guarda, di gente. Ma questo è il lavoro del profeta. Qua si sbatte i piedi e andiamo fuori da casa. Calma. Ma quello che facciamo? L'altro si ferma. Quello anche secondo me era Jake. Ha ricevuto 2-3 bastonate dalle parole, ha visto che i suoi modi erano cattivi, dice no. Questa è la stessa gente che ha crocifisso Yahweh Shai. Era d'accordo. Che quando diceva che, guarda, i vostri modi sono questo, sono l'altro, no. Tu chi sei per dirci queste cose qui? L'hanno messo alla morte, ok? Perché? Perché Yahweh Shai diceva, vi state comportando nella maniera sbagliata, la vostra condotta, ravvedetevi, la parola ravvedersi significa rendersi conto che ti stai comportando nella maniera sbagliata e correggerti, ok? Signore Yahweh Shai, nello spirito del padre Yahweh Bashem, Yahweh Shai, è venuto a correggere questa gente che non voleva essere corretta, anzi, prendevano, scappavano e andavano dai romani a dire noi vogliamo Cesare, vogliamo, ok? Vogliamo come, Cesare. E come scapperanno anche ai romani al giorno d'oggi nei tempi di malvagità. Ma noi sappiamo il potere che abbiamo. Noi correremo al nostro potere, Yahweh Bashem Yahweh Shai. Questo è... Questo è primo Timoteo capitolo 6 versetto 12, dice: combatti il buon combattimento della fede, afferra la vita eterna alla quale sei stato chiamato e in vista delle quale hai fatto questa bella confessione di fede in presenza di molti testimoni. E questo servirà di testimonianza
contro tutti quelli che passano davanti ai profeti del Signore, Yahweh Bashem, Yahweh Shai. No, nel giorno di giudizio nessuno, ma proprio nessuno potrà dire: oh, non ho saputo, non ho sentito. Ma nessuno, perché la verità è dappertutto su internet. Ormai gli ebrei israeliti, l'algoritmo ha preso l'algoritmo di YouTube. È impossibile che tu vai su YouTube che non vieni, anche se non è Great Millstone, se non è, arriverai un giorno a un insegnamento di questi ebrei israeliti. L'apostolo Tahar ha detto che secondo una statistica, credo almeno 3 milioni o 10 milioni di persone sanno che i così chiamati negri, latini e nativi indiani sono israeliti. E da chi l'hanno imparato? Ovviamente dai profeti, okay, dagli ebrei israeliti. Quindi nel giorno di giudizio nessuno potrà dire: ah, non ho avuto il mio spazio, non ho avuto la mia possibilità, non ho saputo. No, perché tutti hanno saputo, ok? Ma ognuno ha preso con il tempo, ha fatto tutto quello che vuole, no? Jake è fuori, Jake non capisce più niente, Jake è perso, guarda, assolutamente perso. Spanno i capelli lebrosi. Quello là lo conosco, ha fatto una canzone di merda una volta, era famoso su YouTube. Ma perché questa è la fama di questo mondo, tutto quanto è temporaneo in questo mondo, ok? Come dice la scrittura, le cose che vediamo sono per un tempo, ma le cose che non vediamo, queste profezie, questa è la promessa, sono eterne, ok? Bene, detto questo, speriamo che questa lezione è stata edificante attraverso lo spirito del Padre, Yahweh Hashem Yahushai. Speriamo che vi ravvedete, perché arriva un giudizio, ok? Un giudizio come mai prima. E questo giudizio è tutto un processo, come quando Noè diceva alla gente che guardate che arriva la pioggia. Come che la gente non aveva mai visto la pioggia? Non credeva. Ma che cosa succede? Cosa succede prima di una pioggia? Cominci a sentire delle gocce, no? Quando hanno cominciato a sentire delle gocce, hanno cominciato a dire: aspetta un attimo, cosa sta succedendo? E le gocce che stiamo vedendo adesso sono le profezie che si stanno avverando. Okay? I segnali nei cieli. I segnali, tutte queste cose qui sono le gocce prima del diluvio, ok? Quindi il tempo è poco, fate meglio uso di questo tempo prima che sia troppo tardi. Dicendo questo, vogliamo dare tutti i lodi dovuto al Padre Yahweh Bashem Yahushai Bashem Kaktash. Nostri doppi onori agli apostoli e anziani della Great Millstone GMS. Questi sono gli uomini che ci hanno insegnato questa verità, che è la pura verità. Pace e saluti agli eletti della casa di Yashar Allah. Abad Babal Shalawam. Alla prossima. Shalawam.